Sai, Joel, questa nostra avventura mi sta cambiando. Mi hanno tutti conosciuto per il mio essere spaventato, pavido, lo zimbello di Sblumbo. Ma in questo maniero, l'unica emozione che sento non è paura. Non è terrore. Non è spavento. È rabbia. Se Rogier dice il vero, in questa villa decrepita si trova colei alla quale dobbiamo imputare la nostra resurrezione e la perdita della grazia dei raggi di Sblumbo. Joel ha fatto un crimine indicibile. Dobbiamo punirla per questo. La leggedita sentiva le due dita vibrare e forse tutto ciò che domandavano, infine, è giustizia. Gli dei non dovevano morire, i semidei tantomeno. Ma fortunatamente ci siamo noi. Forza, Joel! Andiamo a prendere la testa di Ranni e sii pronto a rinnegare la dottrina delle stelle. Forse in fin dei conti era falsa. 3, 2, 1, sigla! Into the void, a starkey roads the light. Among the gods I'm entering the place where dead things die. But I don't feel alone as I proceed. I face myself and aiming for my victory. A new age to begin. Vi è piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed Elgato. Si parte. Ma buonasera a tutti, amici video spettatori, e in particolar modo con un anticipo che mi accarezza tutto quanto, l'intero perimetro corporeo. Buonasera, maestro. Maestro. Ero mutato solo per te, perdonami. Oh, ti ho salutato. Oh, pensavo che lei avesse disdegnato il mio invito allo gioco dell'anello ancestrale. Meno male che è qui. Un anticipo preziosissimo, tra l'altro. Ranni. Un punto di svolta per tutti, direi, questa sera. Per Cydonia e Francesco, videogiocatore, che vivrà, insomma, un dungeon che potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista proprio narrativo su Elden Ring. Un punto di svolta per Pav e Joel, perché devo dire che qui il roleplay si impenna. Allora, il roleplay si impenna. E ho praticamente, questo neanche te l'ho detto in privato, proprio perché non era un qualcosa di possibile da mettere in discussione o da trattare. Sapevo che dopo quello che hai vissuto la scorsa diretta dovessi necessariamente proprio vivere questo momento anche da parte del personaggio, di quello che è il tuo percorso di introduzioni, ma adesso dobbiamo assolutamente mettere agli atti e all'interno del racconto anche da parte di Joel, che quindi per il quale possiamo immaginarci una sorta di intro a modo suo, in cui sicuramente arriverà prima o poi, perché bisogna anche contestualizzare il modo in cui lui vive ciò che è successo durante quella battaglia in cui hanno perso gli occhi. Assolutamente. Che è il rapporto che ha con Pav. Ma infatti io ti vorrei chiedere, se possibile, di evocarti stasera. Ma infatti non voglio essere da solo al maniero, per una questione di roleplay al quale tengo tantissimo. Dobbiamo viverlo insieme. È fondamentale, ma a livello di roleplay è appunto centrale, veramente importante, che tra l'altro, come è stato stupendamente rappresentato all'interno diciamo che Joel ha davvero notato il fatto che Pav riesca a utilizzare lo stocco, ecco. Mi scusi, maestro, volevo dirle che ho sbagliato e che stasera c'era Hollow Knight, dobbiamo chiudere la live. È fatta. Too late. It is done. It is done. Ho sbagliato, ragazzi, vado offline. Credo che, purtroppo, ma te lo dico sinceramente, non avendolo scritto prima, e spero che non lo abbia fatto neanche tu, ma credo che purtroppo Pav e Joel finiranno per scontrarsi, quantomeno a livello di idee. Non so se fisicamente, ma a livello di idee, per forza. A livello di idee è molto possibile. Perché sempre di più tu incarni il potere che ha rotto quell'equilibrio che tanto Pav amava. Anzi, sì, Joel fondamentalmente vede nell'opportunità di approfondire quel potere il vero vantaggio dell'essere stato ucciso, quindi... Sì, hai ragione, è vero. E non solo, credo che in un certo senso si possa anche tirare fuori una certa poesia. Spero di solleticarle al solito il palle con questo. A livello di statistiche, in questo gioco è intelligenza contro fede, se ci penso. Assolutamente. Questa cosa è incredibile. Guarda, la dualità, segnati nel cuore questa parola, la dualità è qualcosa di piuttosto centrale in Elden Ring. Ecco. E quindi la dualità che si andrà a creare tra Pav e Joel è fuori di testa. Però è intelligenza contro fede Elden Ring. È la fede cieca, letteralmente, nei confronti di Marika, che ti richiede anche meno marti, dare ragione a delle dita marce che vibrano e che secondo la legge dita dicono cose, quindi credere è fede, ma da un punto di vista proprio letterale. Marika, l'ordine aureo è credere nell'infinità dell'ambra dentro l'Elden Ring, credere nella grazia che ti guida verso un futuro più radioso, credere nel fatto che dentro l'albero madre ci sia effettivamente ogni forma di vita, credere che l'Elden Lord sia la tua guida, credere che l'Elden Ring sia probabilmente l'oggetto con più forza nell'universo, credere che le risposte non siano in cielo ma in terra, credere, ma indagare molto poco. Bravo. Infatti il telescopio è proibito, non guardare oltre, credi in quello che c'è davanti al tuo naso, quello che c'è oltre il tuo naso non perdere tempo a guardarlo, questo è l'ordine aureo. E Pav abbraccia appieno questo precetto. Diciamo che Pav non è solo un mio uscire dalla comfort zone dal punto di vista di gameplay, perché io vado via dalle dex weapon e entro nell'ottica di tirare tanti colpi ma molto lenti con le certo, armi forza, ma è anche un allontanarmi da Cydonia. Firenzo, Cassandro e F sono tre personaggi saidonici. Firenzo è la mia voglia di essere fuori dagli schemi, Cassandro è il mio essere giocoso, perché Cassandro è la mia cazzonaggine, e F è il mio essere come te un lore master, quindi un amante delle fiabe, delle storie, storie folcloristiche, del mito. Pav è tutto ciò che io non sono. Io non sono d'accordo con Pav, io sono molto più team Joel. Se fossi uno spettatore io sarei totalmente una bimba di Joel. Minchia, Joel è intelligente, vuole studiare, vuole scoprire cosa c'è in cielo, guarda le stelle, si interessa, se vogliamo, a quella che è la storia antica per davvero dell'Interregno, che è Nokron, Nokstella. Vuole cercare sicuramente una via alternativa, e Cydonia, Francesco, vuole sempre la via alternativa. Noi non dovremmo scegliere l'ordine aureo semplicemente perché ciò che donava il quieto vivere agli abitanti dell'Interregno prima della disgregazione. Ma per Pav è esattamente perfetto. C'è un dio, c'era una dea che è Marika, però c'è una sorta di divinità messaggera che appunto sono queste due dita, c'è una leggidita, c'è un sistema che ti dice anche grazie per averlo fatto, che ti fa sentire più bravo perché wow, hai preso una runa maggiore, ma prego entra in questa stanza segreta, tu sì che sei un figo, vuoi per caso mettermi il pisellino sul palmo della mano, guarda come sei bravo. E Pav adora questa cosa, Pav adora che la ricompensa come i cagnolini sia dietro l'angolo, e l'ordine aureo ti fa questo, ti dà l'osso, ti dà il croccantino, ti dice bravo, adesso vai a fare la missione 10 passi più avanti. Joel invece si fa un sacco di domande, credo, immagino, come noi, come Francesco, certo, e come Michele, però io... non sono particolarmente etiche, mettiamola così. No, certo, questo sicuramente, ma insomma, Mike, qui parlo proprio a Michele, io e te... Se fossimo in un mondo di Dark Souls saremmo finiti in via degli Aldi a 37. Io e te, se fossimo davvero dei personaggi soulsiani, saremmo estremamente negativi, saremmo odiatissimi. perché saremmo veramente degli scienziati senza etica che pur di scoprire i segreti del mondo farebbero delle cose oscene, indicibili, inenarrabili. Noi saremmo alchimisti malvagi del mondo di Full Metal Alchemist. Davvero, io mi vedrei solo così se dovessi interpretare me stesso. E quindi l'intelligenza che cerca a un certo punto di mettere il guinzaglio alle leggi fisiche e naturali del mondo e piegarle. Sarei Cyrus, sarei Etelo per certi versi, no? Tutti questi personaggi che a un certo punto si credono talmente luminari, intelligenti, sopra la media, che vogliono plasmare il mondo a loro immagine e somiglianza. E invece Pav no, Pav è un sempliciotto, Pav vuole tornare a Sblumbo, magari anche in un pizzico d'orgoglio sentirsi dire dai suoi vecchi detrattori, ma non eri poi così pavido, dai, sei un grande, sei un figo, verremo tutti alla tua locanda a bere. Quindi l'ordine aureo è perfetto per Pav, perché l'ordine aureo ti racconta in che posto devi stare. E qui in realtà esco fuori dal roleplay e rientro nella lore. L'ordine aureo ci viene raccontato come un ordine religioso che ti scrive, pensate solo al concetto di grazia, ti scrive la vita, ti inserisce nelle maglie del destino e ti indirizza verso un binario che prepara per te. Questo è l'ordine aureo. È vero, però facciamo attenzione su una cosa. Certo. Molto delicato il punto della grazia, ok? Sì. Perché la grazia è qualcosa che di non soltanto non accessibile al popolano, ok? Certo. Quindi occhio, cioè non è che l'ordine aureo coinvolge tutti, ha coinvolto tutti i viventi. Chiaro. Da tempo abbastanza immemore quasi, si potrebbe dire. Però la grazia, in quanto luce che guida il tuo destino, è quella che vivevano i grandi campioni, coloro i quali erano benedetti dalla grazia. Chiaramente. E... praticamente sono quasi morto, scusami. Infatti non capivo cosa stesse succedendo. No, niente, ho fatto una cazzata e ho rischiato la pelle tantissimo. Praticamente noi, ora che siamo senza luce, certo, abbiamo il racconto di coloro i quali fanno parte della nostra, chiamiamola specie, non è una specie, ma insomma ci siamo capiti. No, no, certo, chiarissimo. Il fatto che comunque già tra i pochi, comunque senza luce, o discendenti dei primi, noi vediamo quel destino che molti hanno perso. Certo. Quindi comunque, con tutto quello che hai detto è corretto, ma la luce in quanto destino e guida, da una parte dell'ordine è perfetto quello che è stato esplicitato, perché sì, tutto l'ordine è appunto ordine, e quindi certamente anche il popolano ha una certa regola da seguire, una certa strada magna, ma noi senza luce siamo in pochi a vedere quella linea. Però non pensi che anche la stessa divisione senza luce, o meglio, chi vede la grazia e chi no, sia un mettere nei binari prestabiliti il mondo senza possibilità d'appello? Sì, sì, sì. In realtà forse mi sono spiegato male, ma non solo l'ordine aureo ti infila nei binari perché ti fa vedere la grazia, ma anche perché non te la vedere. E quindi c'è un ordine gerarchico di chi può e chi non può, che non è deciso in base al merito, è deciso in base ai cazzi che le divinità hanno in testa quel giorno. E quindi infatti Marika fa, ok Godfrey, levati dai coglioni. E sì, Godfrey si leva dai coglioni. Quindi siamo già a questo punto. Cominci già a pensare giustamente che se ti si leva la grazia, anche quella è parte di un percorso. Certo, esattamente. È il percorso che Marika ha scritto per Godfrey, per noi senza luce. E quindi ancora una volta è Marika che ha scritto, è Marika che ha previsto, è Marika che gioca a scacchi e noi che ci muoviamo. Ecco, esatto. Sì. Liurnia mi dà vibrazioni completamente diverse, è una terra di cultura, c'è un'accademia, a volte ovviamente il rischio è opposto, ovvero che l'intelligenza vada a sfociare in saidoniche, sabachiche follie, come Raya Lucaria, che a un certo punto per qualche motivo si rivolta contro Caria, probabilmente fa queste marionette un po' strane, chissà quali altri confini intellettuali e morali deve aver varcato, però ecco, comunque mi sembra che Caria non sia solo antitetica a Leyndell per una questione di terra e cielo, ma anche proprio per intelletto, fede, studio e credo. Sono due cose opposte che caratterizzano anche le nostre vite. Credere o indagare, fidarsi di un precetto, di un dogma, o verificarlo, decidere di verificarlo. Però in chat Sketchy Seco scrive un commento che forse è ironico, ma vi assicuro che invece io lo prendo come serio. Scrive: personalmente sono team Pav perché sono stanca di pensare. Ma guarda che hai descritto davvero Pav. Cioè Pav non vuole pensare, è stanco Pav. Pav dice: avrà ragione Marika, perché è molto più semplice credere questo, è molto più semplice credere che ci sia una grazia che guida taluni, altri non vengono guidati e la grazia ha ragione a non guidarli e chi la dà pure. E Pav è semplicemente molto stanco. Ricordatevi che nella prima puntata vi ho detto che Pav non voleva neanche resuscitare, e poi ha semplicemente detto vabbè, sarà la mia occasione di redenzione nei confronti di un amico che ho menomato indirettamente, ma l'ho menomato. Quindi ok, è la mia occasione per finalmente togliere il senso di colpa dalle mie spalle, ed eccoci qua, ormai camminiamo. E nel corso di questo percorso Pav sta in realtà vivendo un nuovo fuoco, una nuova fiamma, ovvero effettivamente riportare l'intero mondo sui binari dell'ordine aureo. Sta quasi vivendo come una missione il doverlo fare, e avverto io, in quanto master di Pav, che Pav ogni puntata è sempre più lontano dal suo iniziale obiettivo, quello di rendere felice Joel, e sempre più vicino al c'è un mondo da salvare, devo salvarlo ridandolo in mano a Marika, ridandolo in mano all'ordine aureo e a quel bellissimo ordine letterale, no? Delle cose politico-religioso, che invece adesso non c'è e che secondo lui non può esserci neanche in mano alla gente di Caria, a chi prega le stelle, perché guarda, la congiuratrice è qui. E io la vivo come libertà, capiscimi, io come Cydonia vivo la scintilla, vada bene. Io mi aspetto che Ranni sia un personaggio positivo, se lo vuoi sapere. Ok? Davvero? Sì. Se fosse... Ma intendi... Per me. Falsely accused o come vera effettiva... No, 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 è vero. Lei ha congiurato. Ma mi aspetto, in quanto Francesco, di dire... ma sai che forse non aveva tutti i torti? io in quanto Francesco mi aspetto di approvare Ranni, o quantomeno di approvare la congiura, perché solitamente sono sempre stato d'accordo con i personaggi di Miyazaki che volevano rovesciare l'ordine. Capisco, sì. Cioè per me Ranni sta alla Chiesa Nera. O meglio, Ranni sta alla fiamma e sta all'ordine aureo come la Chiesa Nera sta alla fiamma, ok? Al ravvivare la fiamma, alla via del bianco, diciamo, se la volessimo chiamare così. E quindi io mi aspetto di sostenere, io, Cydonia, la causa di Ranni e di chi ha congiurato. Mi aspetto che Pav la detesti. Già ora la detesta, non penso che cambierà idea a breve. Poi per carità, molto interessante. Dipende dai valori stessi che Pav svilupperà nel corso dell'avventura, però per ora tutta questa miseria non fa che richiamargli l'importanza di, come ti dicevo già alla morte di Godrick, essere in cima alla catena alimentare, alla piramide di potere, per impartire qualcosa di giusto per tutti, in questo caso un ordine. Un ordine che faccia vivere tutti quanti al sicuro. Ma quanto sarebbe più facile la vita, mettendoci nell'ottica pavviana, quanto sarebbe più facile la vita se qualcuno ti alzasse la mattina e ti dicesse cosa fare, dove, qual è il tuo posto, senza indagine alcuna. Cosa che dovremmo discutere tantissimo nei confronti di ciò che è l'Interregno, certo. Guarda che la storia... tu hai scoperto che la storia di Elden Ring è, diciamo, partecipata da personaggi piuttosto eloquenti. Alcuni, ma alcuni dicono tantissimo, sì. Sì, sì, esatto. Diciamo che non sono magari chiari, salvo enormi onestà intellettuali e cuori puri come quello di Rogier, però in generale hanno la linguetta lunga. È vero. E quindi mano a mano che la cosa va avanti, nomi, eventi, ruoli, luoghi, ecco, saltano fuori. Ecco. Ma infatti io ho sempre qui il mio taccuino pazzo e non vedo l'ora di poterlo riempire, soprattutto qui. Voglio ancora commentare un po' di utenti in chat, perché stanno scrivendo un sacco di cose interessanti ed è un momento di riflessione sulla trama e di roleplay piuttosto splendido. Diciamo che in questo caso, guarda, io... ti faccio parlare tra un secondo per questo, per darti un contesto. Me la godo. Io sto facendo delle maratone, d'accordo? E le vedo, cioè non le sto guardando, ma vedo che sei online. Le noti. Ecco, e tendenzialmente io mi sto permettendo di vivere ancora per poco tempo, prima di mettermi davvero nello studio, nella traduzione dal giapponese, nella community internazionale e nel fare battibecchi vari. Mi sto godendo un secondo di se e ma post finale, ma senza studio, quindi concedendomi gli errori, no? E quindi si creano discussioni estremamente interessanti sulla lore, intendi? Sì, è ancora quel momento lì. Sì, lato gameplay ormai è fatta, però lato lore ci sono ancora delle cose che, salvo andare molto a fondo e andare proprio all'interno della ricerca e di studio, ti permette di sbagliare divertendoti parecchio. E si creano belle discussioni. Invece, giustamente, adesso che qui c'è stato un po' uno sblocco generale della situazione speculativa, spoilerativa, eccetera, nella mia chat, tu hai le discussioni, io ho i meme. Sì, certo. Ho la gente che dice stronzate. Beh, giusto, è giusto. Vero, ragazzi? Esatto, io vi vedo, eh. È giusto, è giusto. Anche perché sicuramente... i ragazzi di là si divertiranno anche a sentirmi processare le varie informazioni ora che loro sanno e io no. Che però è giusto, si ricrea quella situazione che c'era in Dark Souls. Quindi piano piano stiamo tornando a quell'ambiente dove qui si riuniscono le persone o turbo blind o quelle che non lo sono ma che vogliono rivivere attraverso me e alcuni utenti un'ottica blind, e da te invece quelli che ormai stanno disquisendo su quale sia la verità unica e incontrovertibile, ammesso che ci sia. Volevo rispondere a un paio di utenti che hanno detto qualcosa di davvero interessante e nel quale mi ritrovo. Leggo in particolare il messaggio di Came by Mars, che mi sembra il più completo di tutti. Continuando così, con questo tipo di convinzioni, Pav si ritroverà ad incarnare un'ottica dittatoriale. E prima di procedere oltre con il messaggio, sono super d'accordo. Sono d'accordo, Pav è una persona molto pericolosa perché è un anti-libertà. È un personaggio contrario alla libertà di scelta perché ritiene che essa sia pericolosa, no? Che gli uomini non possano in qualche modo scegliere e che altri debbano fare in primis per lui. Quindi è un personaggio turbo, lontano dalle vedute di molti, me incluso, però sono d'accordo. Pav invece vuole essere comandato, vuole che qualcuno comandi e ritiene che la guida debba essere di pochi, illuminati, forti e giusti. Ma giusti secondo ovviamente un criterio che può cambiare da persona a persona. Vado avanti con il commento. Nulla potrebbe escludere una sua voglia di prendere le redini dell'ordine aureo plasmandolo secondo le sue convinzioni, anche a discapito di andare contro Joel. Sono sincero con te, non ne ho idea. Al momento in realtà Pav vuole semplicemente essere comandato, ma chissà, la strada to godhood è alquanto lunga e io continuerò a livellare e continuerò a divenire sempre più forte. E se è vero che ora abbiamo sconfitto semplicemente Godrick, Pav la penserà allo stesso modo quando altre 3-4 divinità, semidivinità saranno cadute ai suoi piedi? Bella domanda, non lo so, non so davvero rispondere a questo commento finale, però sì, tendenzialmente nulla esclude che Pav possa sentirsi il comandante che un tempo avrebbe voluto semplicemente avere al suo fianco. Alzo le mani qui, alzo le mani, ma quel che è certo è che per ora Pav prova davvero una rabbia fortissima che supera la sua paura qui al maniero. Ranni è quella hubris, quella scossa negativa di uomo, o comunque di essere vivente, che per via dell'intelletto si crede superiore a Dio e vuole quindi rovesciare il mondo di esseri più potenti di lui, solo perché sa fare di conto, capiscimi. E vedremo se è per darlo in mano a altre divinità, perché di fatto, e qui ti voglio, sì, ho ragionato. Ti prego, continua, vai. Ho ragionato su una cosa. Ho ragionato su una cosa e vi prego ragazzi, vi voglio ancora avere qui in chat. Quindi non toglierò la chat, ma per favore, no. Per esatto, favore, aspetta. Non fate commenti su quello che sto per dire. Ho appena detto una cosa, ho appena detto, chissà, per darlo in mano a altre divinità, ma in teoria non ci sono altre divinità lato Rennala. Rennala non è una divinità, né tantomeno Radagon. No? No, ti sto... Continua. Dobbiamo... Allora... Tu stai suggerendo... Che Radagon ha un segreto. Che Radagon ha un segreto e potrebbe essere l'essere un dio? Già. Radagon ha un segreto e potrebbe essere... l'essere un dio. Perdonami, la figlia è una semidivinità. Quindi io ho ragione... Ho avuto ragione nell'altra puntata e quindi gli è stata donata la divinità e a sua volta per qualche strano passaggio di rune, però è senza... non sono senza luce, quindi è difficile anche farlo, però per uno strano passaggio di poteri anche la figlia diventa semidea. O il segreto di Radagon è che Radagon è un po' uno Zeus, cioè è un dio incarnato, è una roba di mezzo, è un dio che si è ficcato nel corpo di un uomo ed è sceso in terra per fare in realtà qualcos'altro, non so, cioè... Quindi ha partecipato praticamente... Allora, c'è una cosa interessante, perché tu probabilmente stai facendo questa speculazione in nome del termine, correggimi se sbaglio, divinità esterna. Sì, certo. Nel senso, tu supponi quindi che una divinità esterna abbia deciso di albergare nel corpo di un umano... Mm-hmm. Per interagire con il mondo, così come l'ordine aureo interagisce attraverso Marika e la sua prole, una cosa del genere. Sì. E perché tenerlo segreto? Ovviamente rispondo alla chat, in realtà questa mi sembra la cosa più semplice. Se così fosse, tenerlo segreto è importante per avvicinarsi a Marika. Non penso proprio che Marika si farebbe avvicinare da una divinità eventualmente a lei ostile. Quindi... un dio sotto mentite spoglie potrebbe un po' portare avanti sotterfugi, peraltro un dio sotto mentite spoglie potrebbe aiutare a creare un'arma deicida. Chi meglio di un dio, no? Mi suona strana questa roba della semidivinità nata dall'unione di Rennala e Radagon, che dovrebbero essere due esseri umani normali. Non l'abbiamo letto da nessuna parte, bla bla land della divinità esterna, è una mia speculazione basata sui gut feeling ed è per questo che vi dicevo che ho ragionato tra una puntata e l'altra. Ad ora nulla escluso. Allora, sicuramente ci sono altre divinità, questo c'è già stato detto, proprio nell'ultima puntata. Ci sono altri dei, Marika non era l'unica. Quindi non sappiamo quanto queste divinità fossero interessate a giocare con l'interregno. E se così fosse, Radagon potrebbe essere uno di loro. E ovviamente, amici, è bello essere qui a Speculopoli, cioè rivado indietro ai momenti in cui ho speculato tantissimo sull'oscurità e 4 speculazioni su 5 su Dark Souls sono andate a puttane e non me ne pento. Ci sta, ma scherzo. E quindi, capito, non mi pento di nessuna di loro, quindi potremmo andare verso una strada molto lontana rispetto alla verità. Però non sappiamo neanche se fosse così, non sappiamo neanche se Radagon sia o meno cosciente di avere una divinità dentro di sé, o se al contrario Radagon è un dio incarnato in un uomo assolutamente consapevole e molto birichino e furbetto. Quindi in questo caso persino non un prendere possesso di un campione, ma diventare uomo in terra come scelta, cioè Radagon appare dal nulla, diventa un grande campione, ma in realtà originariamente è una divinità esterna. Sì. Certo. Okay. E dall'altra parte la statua potrebbe avere fisicamente la prova del fatto che Radagon è un dio, perché boh, c'è un simbolo, un tatuaggio, un marchio, un neo. Certo. Qualcosa che fa capire che sì, quello è un dio. Noi non sappiamo come sono fatti gli dei in questo mondo, perché conosciamo solo Marika, ma in una rappresentazione piuttosto confusa in quella statua, insomma, e poi è vestita, quindi non so se magari in pancia le divinità hanno una X quindi non possiamo saperlo. Però ecco, mi sembra strana anche la frase della paparuga, un po' quasi Pokémon, un po' quasi game freakiana la frase e il commento: ma è un campione, perché scegliere Radagon se è un normale coglione? E solitamente quando si fanno queste affermazioni è perché ovviamente non è un semplice campione, c'è un altro motivo per il quale viene scelto come Elden Lord. E quindi questa divinità potrebbe albergare, questo potere divino potrebbe albergare in lui. E altrimenti perché Ranni è una semi-idea? Ok, ecco quanto me lo sono chiesto. E perché Radan è un altro semidio? In teoria lo è. Ce lo ha descritto, se non sbaglio, Ofnir, Ser Gideon. Penso ce l'abbia già descritto come un semidio, se non mi ricordo male, ragazzi. Lui è stato descritto come il più forte. E anche Radagon è figlio di, è fratello di Ranni, quindi è un'altra semidivinità. E tra l'altro è pure enorme Radagon. Però Radan, scusatemi, Radan. No, tranquillo, tranquillo, sapevo che parlavi di Radan. Però il fatto è questo. Certo che stai però suggerendo qualcosa di estremamente pericoloso, nel senso che se Radagon fosse una divinità, e utilizzando un termine che leggerai nelle descrizioni di Elden Ring, a cui piace fare certi richiami aulici, se Radagon ha impalmato Marika ed è un'entità esterna alla volontà superiore, è un conflitto di interessi di taglia divina piuttosto pericoloso. E questa è una storia scritta da George R.R. Martin. Esatto. Ok. Basta, teoria confermata. È fatta, ti stanno. Però sì, certo. Vero. Bella introduzione. Bella introduzione. E io spero infatti che Pav voglia aiutarmi in questa indagine, voglia prendere Ranni per i capelli e dirle: maledetta stronza, innanzitutto perché sei una semidea e poi perché hai congiurato contro la bravissima Marika. e io starò lì a ascoltare. Capirò. Insomma, credo che sia arrivato il momento di poter mettere i segni a terra. Sono d'accordo con te e credo sia stata una delle introduzioni più belle che abbiamo fatto. Mi sono molto divertito a farla. Sono volati 35 minuti. 30 cosa? What? Sì, ah, io stavo dicendo è la più breve che avevo mai fatto. No, non è... sono quasi 40, in realtà sono 37. No, siamo andati lunghi. Che abbiamo mai fatto, bro. No. È trascorsa davvero veloce perché ho cercato di condensare dentro i nostri discorsi tantissimi argomenti diversi uno dietro l'altro, però raga è così, più andiamo avanti più Elden Ring mi racconta in maniera più soddisfacente la storia rispetto ai Souls. Sì, guarda, mentre all'inizio ero meno soddisfatto, ora lo sono sempre di più. Cioè stiamo andando nel concreto qui, siamo meno nella filosofia dei massimi sistemi e più, ok, Tizio ha fatto questo, Caio ha fatto quest'altro. Sì, perché... discuteremo un sacco. Allora, quando avrai i pezzi del puzzle da dover mettere insieme avremo un puzzle completo con cui mancano dei pezzi, se, forse, ma, però... discuteremo anche di tutto il resto, ma in questo momento stai in una bella onda d'oro, e d'oro non a caso, anche se forse qui si andrà di nuovo sul bluastro. Guarda, ti dico questo, te l'ho già raccontato, l'ho già accennato, infatti non è parte di un'introduzione, questo è semplicemente un richiamo a un accenno fatto in passato. Sì. Indipendentemente dal carattere che possiamo condividere nell'introduzione, nella speculazione, nella discussione, specialmente blind di qualcosa, non mi è mai capitato di attaccare in first run blind, quindi con la voglia di vedere che dannazione succede, cosa mi aspetta, di cominciare un discorso leggendo un paio di descrizioni e di fare un'ora di episodio che poi devo chiudere necessariamente di sola chiacchiera nella rocca. Mi fa piacere. Cioè, questo succede in Elden Ring, infatti ti assicuro che se non ti mettessi davvero con il blocco note, con i dialoghi segnati e con certe informazioni, so quello che ti perderesti e so che arriveresti a dei vicoli ciechi che così non saranno ciechi, vedrai. Ed è una figata. No, stai infatti vivendo una run speciale. Sono super contento e anzi vi sono grato del lavoro che fate dietro le quinte con questa seconda run su Twitch. Sicuramente anche i tanti commenti che ti arriveranno sotto la blind run sono tutte cose che io poi raccoglierò attraverso te, attraverso voi. E ancora una volta la mia esperienza sarà privilegiata, quindi grazie. Quanto, guarda, non hai idea. C'è una crescita enorme e non sarà particolarmente corretta per la lore, per il mondo di gioco, ma secondo me l'idea che ho avuto per creare qualcosa di speciale e iconico varrà la pena farlo, anche se non è canon, mettiamola così. Me lo avevi detto, io sono sempre patissimo. Io intanto vi ringrazio per il sostegno e ovviamente vale stupendi, per entrambe le chat. Peraltro avviso di due cose. La prima è che il 16 di maggio io riceveremo il draft della prossima sigla e quindi poi cominceremo insomma anche i lavori di animazione e tutto il resto, quindi stiamo procedendo, credo che insomma per giugno una delle settimane di giugno avrà la nuova sigla di Elden Ring, quindi cominciamo a entrare anche in fase del tramonto della splendida Among the Gods fatta da Giacomo Paradiso e Cristina Scabbia. E l'altra cosa, avviso ai ragazzi così si preparano perché sanno l'esiguità del primo batch, ok? Probabilmente venerdì sera, la prossima live di Elden Ring, mettiamo in vendita le famose birre, quindi preparatevi, ok? È arrivato il momento, arriverà credo questa settimana, se non ci sono altri impedimenti esterni. Siamo contentissimi io e Mike, perché finalmente questo nostro primo, per entrambi, primo vero prodotto di merchandising, ma da quando proprio abbiamo iniziato a fare questo lavoro, perché è il primo vero serio fatto bene, volendolo serializzare, dandogli una continuità nel tempo, e quindi non vedo l'ora che possiate armarvi di birra per godervi queste dirette, queste introduzioni con una bottiglietta della nostra birra. Sì, ma credeteci, non sarà semplicemente una bottiglia di birra, cioè, no, no, non lo è. Ci sono cosine, non lo è, è tanto altro. Esatto, la sigla di Cristina risponde a una domanda che viene fatta spesso, non è downloadabile ancora. Cristina è tornata 2 giorni fa dal tour che l'ha vista praticamente suonare con i Lacuna in tutto il mondo, tranne in Russia, dove ovviamente il tour è stato cancellato, e ora è tornata e credo nelle prossime settimane, compatibilmente con i suoi impegni, verrà terminata Among the Gods nella versione extended e a quel punto sarà scaricabile. Per ora invece no, non esiste una versione diversa rispetto alla TV edit che vedete qui nei nostri streaming. E bon. E ultimo ma non ultimo, okay. Venerdì, sappiate che non possiamo ancora dire cosa, in realtà neanche Saido lo sa, no. Qualcuno della mia chat lo saprà, ma ufficialmente non si può discutere troppo. Ci sarà probabilmente Intra Live, perché appunto Francesco ancora non sa la creatura che ne sarà protagonista. Ci sarà la prossima sfida di Bandai, esatto. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di fallire anche questa. No, vedrai. Però è stato bello vedere un sacco di ragazzi che ci hanno taggato e sono riusciti a fare molto meglio di me. È stato fighissimo. Sì, no, ma ci sono stati dei mostri. Vi ho visti praticamente tutti ed è stato incredibile. È bello aprire i messaggi e vedere quelle cose. È bellissimo. Sì. Allora, beh, intanto faccio l'accesso. Logga. Ah, è vero, devo darti il mio schermino. Yes. Immagino un matrimonio fra gamer. Vuoi tu dare il tuo schermo al qui presente? Michele del deserto? Sì. Con lag. Sì. Anch'io. Potete scambiarvi il lag. Bene. Perfetto. Eccoci qua. Oh, c'è del Sabakuno Maiku dal microfono. Risolto. Fantastico. Grazie ragazzi dei regalini, grazie. Splendidi. Siete stupendi. Allora, punta brillosa e ti va. Assolutamente. Il segno è oltre. Ok. Tra le prime colonne. Ok, perfetto. L'evocation. Eh sì, questa è narrazione, si gioca insieme qui. Sarà tosta, eh? Assolutamente, ma... Non dovresti essere qui. Lo so, ma non vedo l'ora. Meglio, a livello di gameplay, in realtà hai visto che ti droppano... Delle pietre di livello 2. Sì, però io sono anche più 5, amico. Appunto, esatto, quindi potresti essere qui, però insomma non sarà comunque vita facile. Di sabbia e d'argilla, la punta mi brilla. Eccoci qua. Ah, sì, quanta bella lag. Ok. Maestro, la posso far soffrire? Ho fatto l'upgrade in casa a 2.5 gigabyte. Non era il caso. Gigabit, perdonami, di connessione, sì. Adesso ho 600 mega in upload. Sì, forse non era il caso. Però va bene. Allora. Oddio! Ajani! Joel! È un guerriero leggendario. Ashani. Sta davvero tutto tornando come ai tempi di Dark Souls. Sì. Vale tantissimo. Si dice che sia ancora più forte dei Tortisiani. Chissà da dove viene. Da un regno lontano. Che non so bene come si chiama e ti inventerai tu adesso. Lo Swole. Dallo Swole? Sì. Ma si scrive tipo Los Poyos Hermanos, Los Swole? Sì, è una risposta vaga a qualcuno che ti chiede sì o no e non sai cosa dire. È lo Swole. Allora, sei stato tu? Swole. Ok. Ok. Sì, mi piace come l'ha scritto qui Lava. Lo Swole, bello. Esatto. Dov'è? Beh. Gianni. Magari è spawnato sepolcride. Allora. Troppo forte. Dappertutto, da nessuna parte. Vabbè, e lui è come hai speculato essere Radagon. È una divinità esterna, esatto. In un corpo. E anche sia il pisellino che la patatina. in quanto Dio. Tutte le speculazioni messe insieme. È tutto, tutto. Ed è anche l'oscurità ed è anche Velka. Beh, che ne dici di entrare? Andiamo. Ti copro le spalle. Grazie mille. Sento qualcosa, una sorta di preghiera. C'è qualcuno? Ma che cazzo? Non credo sia ostile. No, lo è, invece. Oh. Ci vai serio? Eccolo. Voglio ascoltarlo. È importante perché tutti i personaggi di Elden Ring parlano inglese, quindi parlano una lingua che non conosciamo e che pochi conoscono. No! È arrivato Gianni! Ma perché no? Minchia, non... vabbè, è a Gianni, è a Gianni. Stai molto attento. Fatti rievocare, Joel! Lo suo sì, non deve conquistarci. Mettilo qui. Metti qui il segno, Joel. Ma no, ma laghissimo. Audio di gioco, non lo sentite? Sto arrivando, sto arrivando. Ma io ho una sola Estus, perché? Cristo. Ah no, mi ha ucciso. No! Mi ha ucciso Marione. Si sente, non ti distrarre. Ragazzi, ho letto audio di gioco e ho pensato che fosse tutto finito. Però considera che, visto che Ajani ci invade sempre utilizzando il maximum meta di ogni gioco, ho scoperto una cosa che ancora non conoscevo del PvP di Elden Ring. A quanto pare ci sono delle abilità che possono temporaneamente stordire l'avversario abbastanza tempo da, se sei in melee range, fare la true combo. Ossia dare due colpi al 100%. Porca miseria. Scusate ragazzi, non avevo tolto la chat, me l'ero dimenticato. Ciao. Oh, giusto. Ok, allora torno lì. Dicevo, comunque, conosce una lingua diversa da quella diffusa nell'interregno, perché non distingo le parole. Sono probabilmente formule magiche. Questa è una buona considerazione. O parole in una lingua degli dei delle stelle. Questa è una ottima considerazione da fare. Esistono quindi appunto idiomi non comuni, diciamo. Madonna quanto sono forte, ragazzi. Mamma mia, più 5. Ok, io ho rimesso il segno. Oh, ricettario dell'artigiano scintipietra. Leggiamo subito, facciamo del buon leggio. Oggetti chiave, no? Sì. Vaso congelante, giustamente. Abbiamo visto le spell di congelamento anche sul Draconi dei Nokstella, ma in quel caso erano fede. Il congelamento è un'ottima, diciamo, strategia offensiva, è uno status di quelli che hai affrontato a modo tuo e che ha degli effetti estremamente soddisfacenti, tra cui abbassare la difesa nemica. Certo. Tuttavia, quando tu trovi un ricettario, ricordati che sblocchi anche l'oggetto, anche se non lo crafti. Chiaro. Quindi vai a guardare nel menu di crafting il vaso congelante. Leggo anche la descrizione. Esattamente. Ah, ma tu pensa. Oggetto creabile con un vaso rituale adornato dallo stemma dei reali di Caria. Scaglialo contro i nemici per infliggere progressivamente assideramento. Ha origine dalla gelida e oscura luna di Ranni, principessa di Caria. Dalla luna di Ranni. Questo è da intendere come astro di Ranni, quindi. Cioè, Ranni ha creato un astro tutto suo. Cioè, la luna di Ranni. Probabilmente non è veramente un astro, è una sorta di globo di potere. Potrebbe, esatto. Principessa. Ma non è la luna che è in cielo, esatto. No. Ed è roba congelante, eh? Ne abbiamo trovate di spell che congelano, se non sbaglio, l'altra volta. Vediamo un po'. No, non qui. Allora fammi vedere un attimo però tutti questi vasi. Si addormenta. Guarda, vaso albinauro. Oggetto creabile con un vaso rituale incantato dai cavalieri del cuculo. Queste le parole dei cavalieri del cuculo. Contempla il tuo sangue infetto, esso non è uguale in alcuno degli umori che scorrono nel nostro reame. Infetto? Ah, è praticamente il talismano di Lloyd. Ehi, ha una trappola. Eh sì, ci sono trappole qui. Maledetti bastardi. Il mio segno, il mio segno. Non è qui? Lo hai pestato. Okay. Oh no, scusami Joel. Non volevo. Bene. Bene. Beh, possiamo continuare il muro a muro, già che siamo qua, no? Assolutamente. Go. Controllo per sicurezza, perché qua siamo a Magiopoli, quindi... Se non qua, dove? Le pareti illusorie. Io sarò molto più zelante rispetto al solito. What? Perché? Per la runa. Non ho più la saetta runica. Ah, certo, perché sei morto. Holy schmoly. Devo probabilmente... alleggerirti. Sì. Oh no. Ok. Un po' più brutto. Perfetto. Aspetta. No, no, provo a essere bello. Aspetta un secondo. Dai, guarda che bello che sono così. Perfetto. Con le piedi da papera però, eh. Ah, hai ragione. Vabbè. Evolverai, evolverai. Dai, sì. Attento. Vedo che le tue magie sono più scure delle loro. Ne ho trovate. Sono opportune per questo posto. Prendono potere dalla notte. Mi sembra giusto. Attento alla trappola. Qui c'è un oggetto. Che cos'è? Oh, una pietra da forgiatura 3. Interessante. Un'area. Un'area, sì. Un'area, sì, sì, perdonami. Joel, posso provare una cosa? Fammi divertire un po'. Oh! Dai. Sei veloce. Dobbiamo essere più leggeri. Che cos'è? Ah, un'altra mano. Aspetta, finalmente possiamo osservarla con più calma. Ha delle pustole. E credo che a questo punto siano creazioni di Ranni, se può creare una luna. Ma... attenzione! Oh, sei sceso! Sì, sì. È il momento. Ammazziamo prima le piccole o finiranno per interrattarci. Ok. Sono andate giù. E adesso ci penso io. Non preoccuparti Joel. Arrivo. Arrivo Joel. No. No. Ho provato a fare gli incantesimi al posto di menare. Non preoccuparti Joel. Rimetti il segno. Ero convinto che avrebbe cambiato l'angolo. Ho giocato abbastanza smash per battere questo coso. Cazzo. Ok. Aia. 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 Fanno roll catch, attento. Lo vedo. Perché le volete affrontare con queste taghe? Come io con le magie. Quelle sbagliate almeno. Danza, Pav, danza! Come papà? Sì, esatto. Esattamente, esattamente. Ok. Mi sono quindi buttato. Adesso in teoria proseguirei sempre di qua perché da lì veniamo. Perfetto. Quindi continuiamo a posteggiare la parte destra. Prosegue, prosegue. Molto presto troverai il segno. No, qui per ora ignoriamo. Continuiamo ad andare di qua. Ci sono dei funghi fungini. Prendiamoli, dopo ci facciamo un bel hot pot insieme. Scudo del ghiaccio? Dimmi che è un buckler, ti prego. Scudo tondo metallico di dimensioni ridotte. Più pesante di uno scudo di legno, garantisce maggiore resistenza ai danni. No, non ha il parry. Non ha il parry, però ti posso dire dove puoi trovare un parry. Ok, lo stemma di ghiaccio proviene dalla principessa di Caria. Da una? Quindi ce n'è più di una? Beh, allora, è possibile che sia passata, piuttosto che, diciamo, contemporanea. Okay, okay. Però c'è anche Renna. Infatti, per quello, pensavo proprio a lei. Offre una protezione maggiore dai danni magici e incrementa la resistenza all'assideramento, sebbene solo lievemente. Beh, che il ghiaccio provenga da Ranni ormai lo abbiamo capito, da questa sua luna oscura. Ma ti faccio una domanda a questo punto. Falla. È possibile che Ranni in verità sia andata contro anche Rennala? Cioè, da come si prospetta la situazione qui? Sembra... Ah, ti ricordi per caso lo spettro? Perché sono qui per questo. Visto che lo dici? No, lo spettro che hai trovato alla sala di studio cariana. Sì, mi ricordo, non mi ricordo cosa diceva. Era l'ingresso. Quello che diceva quello spettro era di perdonare, dimenticare, cercare di risolvere le cose ignominiose della principessa Cariana. Giusto. E quindi potrebbe essere successo qualcosa. Perché gli errori, no? Le spell che usano qui dentro sembrano molto simili a quelle di Raya Lucaria, che sono verde acqua, magari proprio perché contaminate dal ghiaccio, rispetto a quelle normali blu che usi tu e che usano i Cariani base. E diciamo in più che... le mani erano anche lì, erano anche arrivate in quella zona di studi per l'appunto. Sì, allora bisogna notare che gli incantesimi più oscuri prendono potere dalla notte, quindi dalle stelle sicuramente, ma dal buio. Sono incantesimi più... meno legati alla scintipietra. Esatto, non la scintipietra classica, mettiamola così. Sono più legati al nascondersi, all'essere silenziosi e notturni. Però comunque potrebbe essere, siccome Raya Lucaria, che è un luogo di Liurnia, si è rivoltata contro la sua regina, potrebbe essere che in realtà si sia in qualche modo in primis la figlia rivoltata contro la madre. È possibile. Magari voleva compiere la congiura Ranni e Rennala glielo voleva impedire perché questo avrebbe significato mettere i bastoni fra le ruote di Radagon, ma allora Radagon non sarebbe cattivo secondo questa ennesima ricostruzione. Chissà. Vero? C'è un continuo avanti e indietro. Ma tu? Non sei una trappola? Non, non ti credo, infatti vaffanculo, vai. Però ti avevo sgamato. Mi ha fatto prendere un colpo, è stato jumpscarico. Sì, sono spaventose le mani. Ragazzi, allora, sono fortissime adesso... le daghe contro le mani, Guarda, facciamo così. Io adesso non sono in coop, ma il segno l'ho messo, molto presto lo troverai. Hai fatto bene. Diciamo che Joel, se fosse lì nello schermo con te, ti direbbe che le ha studiate un po', che ha osservato queste creature. Pav, queste mani. Un po' di fuoco. Sì. Un po' di fuoco. D'accordo, aspetta. Le ho delle bombette. Sì, diciamo che Joel rimpiange il non avere la possibilità, come potrei fare tu un giorno, di castare palle di fuoco. Vediamo. Perché derivano dalla fede. Merda! Sono deboli, perché sono di ghiaccio probabilmente. comunque... Deboli è riduttivo. Hai notato che c'era un'animazione unica? Sì, si stava rotolando come a spegnere le fiamme. Sì. Eh sì. Non l'avevo vista questa. Che forti queste daghe, ragazzi. E sono ancora potenziate 0 praticamente. No, +3/+3 sono. Sì, equivale a 0. Ah, ok. Beh, sì. Ehi. Va bene. Vai. Aia. No. No, non roll catcharmi. Yes. Una volta che arrivi al polso è fatta. Benissimo. Allora, fatemi fare un attimo mente locale perché mi sto un po' perdendo nel... Oh, shit. Nello zigzagar. Allora. Posso ritenermi soddisfatto? Io sono arrivato da qua. Sì. Sì, il giardino lo hai girato, comunque. Sì. Aspetta un attimo che qui c'è un oggetto, credo un drop della mano, infatti è così. E poi, dopodiché, c'è una porta. Ora, non so dove tu abbia messo il segno, se vuoi vado a recuperarlo. Oltre il luogo in cui ti trovi. Ok, quindi allora entro prima in questa porta. Ok, fantastico, non si apre però, non sbirciamo. Una cassa. Yes. Però vuol dire che c'è un altro modo per entrare qua dentro. Quale potrebbe essere questo modo? Un sotterraneo o dall'alto? Forse dall'alto è la cosa più probabile, conoscendo questo gioco. Sì. Guarda, lì c'è un ponte esplorabile. Sai che faccio? Eh? Vuoi sapere cosa fa Cydonia? Eh? Un segnalino. Bravo. Bravo, ragazzi. Dovrei vederlo da lì. E a un certo punto dovrei dire, ah, qui c'era il segnalino. Vedi? In teoria buca il soffitto quel segnalino, no? Sì. E allora? Lo buca. Lo rivedremo. Perfetto. Anche perché, fammi fare un attimo un circumnavigo, non credo ci siano pareti illusorie qui. Joel, guarda qua, c'è niente. Non c'è nessuna illusio. E Caria e l'Accademia si sono scontrati, non credo che i cariani avrebbero avuto molta voglia di fare pareti illusorie scolastiche. Hai ragione, è vero, sarebbero troppo facilmente sgamabili. Sono un po' più seri. Mentre questo era il semplice segno che mi ero... Oh shit, stavo per cadere in una trappola. Fortunatamente non l'ho fatto. Ok. Ehi. Adagio. Però mi riprendo Estus se... Le ammazzo tutte. In teoria. Questo è un dungeon. Ah, e quindi non vale? Yep. Oh shit. Pensavo che nei dungeon murniani io potessi fare il recharge. Ma se non è così, è tutto inutile. Facciamo così. Tolgo il signor dove l'ho messo e te lo metto in un luogo più sicuro, così che tu possa rigenerarti in futuro. Ora non sederti. Ok. Ho ancora 2 Estus, per carità, è che le mani prima mi hanno... Ti preoccupa. Fatto un po' di sesso. Infatti. Meglio averne di più. Tanto secondo me tra poco... Cristo. Lasciami. Questa era veramente la trappola messa lì sul piatto d'argento, eh? Sì. La lucina. La mia zaccata. Ragazzi. A parte che stavo per entrare nelle texture, però. Finché non fai come gli orsi va tutto bene. No, infatti. Attenzione. Dai, vieni. Fammi la carica. Perfetto. Mia. No, non è vero. Aia. Mia. Vai. Ferma stunnata la stronza. No! Ce n'era un'altra sotto, ma che cazzo. Portentoso balsamo. No. Ritirata strategica. Ritirata sblumbiana. Sì. Entrare alle texture ne fa parte, eh. Ah sì, certo, però non so come ho fatto prima. Cosa Giglio di Miquella? Cioè di Miquella. Oh, interessante. Sì, oggettino, da trovare quello. Beh, sì, importante. Ti ammazzo. Mi spara. Madonna, ma ragazzi, ma... È pieno di schifo. Ti prego, no, grazie. Ti pago. Ti pago, ti prego, ti pago. Oh no. Oh no. Oh no. Impossibile pagare, ragazzi. Impossibile effettuare una transazione. Ok, steltiamo. Ragazzi, se non... Ma mi sta ancora inseguendo la mano, no? Se non facciamo i bravi, qui ci matano. Potrei lasciare dentro per vedere se c'è una grazia. Shit. Penso proprio che lo farò. E poi esplorerò per bene i dintorni. Via. Oddio. Ti prego, dimmi che c'è qualcosa di grazioso qui dentro. C'è un dipinto, qualcosa, ma io ho bisogno di una grazia. Ho bisogno di una grazia. Ho bisogno di una grazia. Sì. Sì. Si gode. Ah, e guarda che bello il segno di Joel qui. Ah, che massimo ristoro per me. Adesso si scende giù. Ma mi ci sono seduto. Oh no! Mi sa di no! Mi sa di no? No, invece sì. Mi hai ricaricato. Cioè non mi ci sono seduto, ma mi hai ricaricato lo stesso. Ok, parliamo. Ah, è un soldato cariano. Lady Ranni, ti abbiamo attesa a lungo. Prego per una celere rinascita del tuo casato. Possa la luna piena risplendere su Caria. Quindi lei è la dea del plenilunio, laddove le mezze lune sono invece ciò che rappresentano Rennala? Bisogna stare attenti appunto a cosa rappresenta cosa, perché qui abbiamo diverse scuole, diversi... Lady Ranni, che abbiamo atteso a lungo. Prego per una celere rinascita del tuo casato, che significa che in realtà il casato è stato obliterato, quello di Ranni. Possa la luna piena risplendere su Caria, che sembra un augurio di successo. Siamo stati invasi da Tetsuya. Credo sia la torre del ritorno. Del ritorno, sì. Allora, uscirei prima un attimo perché... Ah, c'è Tetsuya. Ok. Bene, Tetsuya. Vieni, vieni qui, Tetsuya. Io ho il potere dello stun, qui. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? La darkness. La darkness è la luce. Mi ha fatto parry. Merda! Madonna, che riposte! È proprio Tetsuya Nomura, ragazzi. Fastidioso come lui. Raga, cos'era quello? Tipo full crit build? Madonna. Con un riposte mi ha obliterato. E questo è il motivo per il quale non usare i pugnalini in PvP. Ah, aspetta che mi devo far brillare la punta. E devo rimettere il segno. Tranquillo. Sì, mettilo pure giù. Intanto gli esco a fare due passi. Fammi una vasca. Poi sono marce ste mani comunque. Però se le colpisci da dietro non mi attaccano neanche. Con questa build. Ok. Si gode. Godimento reso pressoché massimo. Ok. Fungo fungino. Maledetto Tetsuya Nomura. Bastardo. Allora, c'è da dire che però le morti per invasione in questo gioco pesano veramente zero. Sì, 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 sì. Mi sto facendo un altro giro nel giardino, eh. Fai. Per controllare di aver trovato tutto. Sì, sì, va bene. Bella sta mano. Ok. Mi sa che l'abbiamo davvero esplorato tutto, sono tornato all'inizio. Tra l'altro quel simbolo è lo stesso che c'è sull'elmo dei cazzi dei cariani, dei soldati. Aia. Sto arrivando, maestro. No worries. Dovevo fare il perlustrazione Z. Oh, lì sopra c'è un oggetto, quindi ci si andrà in qualche modo. Hai visto? Eh sì. C'è un altro butto. Potrei mettere un altro segnalino. Se solo le mani non mi stessero aggrando. Devo mettere un segnalino, mano di me. Oddio, oddio. Pericolose se ti attaccano, eh? Ok, ho messo un altro signal, così me ne ricordo. Non credo di aver controllato questa parte destra e lo farò. Datemi un secondo. Un sacco di segni. Sarà forse una nascosta parete? Io spammo dappertutto. Ma non sembra esserci nulla. Forse è una trappola che ho già attivato? È l'unica. Maestro, quando vuole, io sono qua. Ah, il segno a terra. Ciò è fantastico. Allora mi permetto di riposarmi, di ricaricarmi le Estus. E ti invoco, Joel. Ma guarda che bello questo posto. Sì. E tu? Ti ho mai vista da qualche parte? Potrebbe essere Ranni? Una fanciulla studiosa. E qui c'è anche un oggetto, guarda, dietro l'altare. O forse è sopra? Non mi permette di prenderlo. Ok, eccola qua. Pietra da forgiatura. Vorrei leggere un paio di cose insieme a voi prima di andare avanti. 1. Di nuovo per l'ennesima volta il telescopio. Strumento astrologico utilizzato dai membri della famiglia reale di Caria, quindi da Ranni, da Rennala, da tutti quanti. È solo una parte trafugata dell'attrezzatura completa. Consente di vedere a notevole distanza. Durante l'epoca dell'albero madre l'astrologia cariana cadde nell'oblio. Nell'ordine aureo non vi era posto per il destino narrato dalle stelle, e fin qui ci siamo. L'altro che vorrei leggere, mi è rimasta la curiosità dall'intro, è l'anello di Radagon, che non è un anello ma un talismano. Sigillo cicatrice di Radagon. È ritenuto il sigillo del re consorte Radagon. Occhio adornato con una runa ancestrale. Aumenta virilità, tempra, forza e destrezza, ma anche i danni subiti. Questi sigilli simboleggiano il dovere eterno dei prescelti dagli dei. Cos'è una runa ancestrale? Non posso risponderti. Lo so bene. Cioè, allora... Ma non è una runa maggiore, è qualcosa di ancora più potente. Diciamo che... sono due cose molto vicine, però è che smanettando abbastanza potresti anche avvicinarti a qualche risposta. ma aiutarti a farlo è too soon. Tempo al tempo. Radagon, sarà quella cicatrice? Il tuo segreto? Sei Gatsu? Guardati, seduto su questo altare, come sei bello. Siamo in alto. Siamo in alto. E lì ho un segnalino. Fammi vedere se ci si arriva in qualche modo, non da qui. Possiamo procedere. Sento qualcosa. Stai molto attento. Oh. Sono quelle che ci attaccavano. Ah, ok, pensavo che si girasse per colpirci, ma non lo fa. Oh, oh, oh mio Dio. Ok. Incantesimi? Sì, ma di quelli per stupidi. Io ne prendo un altro. Oh, oh. Siamo troppo veloci per loro. Molto bene. Però sono come quelli che abbiamo visto nella battaglia. Oh, spada dritta del vassallo. Ma è possibile che io ce l'abbia già? Sì. Ah, ecco. Andrei di qua, perché è verso il segnalino che ho lasciato. Ottimo, ottimo. Che ne dici? Si esplora così. Very good. Lì c'è un percorso. E quindi no, dobbiamo andare ancora più in alto, guarda. Mamma Quando saremo mia. Lì... Poi potremo... Minchia, questo è un legasino, eh. Hai visto? È un po' di più di Castlemorn, questo. Questo è un legasino. Va bene, tanto il segnalino non scappa, Joel. Proseguiamo. Ecco, quel segnalino invece torna estremamente utile adesso, perché magari se non l'avessi messo non mi sarei buttato. Bravissimo! Ma esatto. Adesso facciamo il butto! Qui ci deve essere una parete illusoria da qualche parte. No? Non c'è? Dai. Dove sei? Non è possibile, se mi butto non... Oh, ah no, aspetta. C'è una scala. La soluzione era più semplice, Joel. Niente, volevo farmi male. Eccoci qua, ancora la torre del ritorno. Esperimenti, esperimenti pazzi. Controllo che non sia un mimic. E dentro... Oh, ma che colore pazzo. Spada della notte ardente. Cos'è innanzitutto? Allora, prima ardente? Di evidenziarla. Sì. Io sono arrivato qui con Mira, il personaggio che ho sulla Blind Run, che era un, diciamo, costrutto eclettico. Allivellavo, e ho sempre livellato tutte le caratteristiche in maniera equa, risultando quasi inutile nell'efficacia con qualunque oggetto che non... Che, insomma, ma era di roleplay? Sì, ma anche è il modo in cui gioco le Blind Run, perché così posso utilizzare tutto quello che trovo. Giusto, ha senso. Ecco, immaginati la mia faccia quando trovo questa cosa, ora puoi guardare. Cos'è? Cuolitopoli? Scala su tutto. Minchia, scala veramente su tutto. Spada della notte ardente. Però questo è narrativamente molto importante. È arrivato il Marini. Molto importante è un eufemismo, infatti... Perché guarda, richiede forza e destrezza in egual modo, e questo mi sorprende poco, tante armi lo fanno, ma anche. Quanto torna bene con l'introduzione il fatto che richieda parimenti intelletto e fede. Questa è la spada a metà tra Radagon e Rennala. Bravissimo, infatti si chiama Notte Ardente. Certo, è l'ordine aureo notturno. Mitica spada, tesoro del maniero cariano, uno degli armamenti leggendari. Gli astrologi antesignani degli stregoni presero dimora su vette montane tanto alte da sfiorare il cielo e consideravano i giganti di fuoco come loro vicini. Quindi gli astrologi sono gli antenati degli stregoni e ritenevano che i giganti di fuoco fossero loro prossimi. E infatti questa spada richiede parimenti fede, che è, sappiamo, inerente innanzitutto alla fede dei giganti di fuoco, e intelletto, che è la loro capacità di studiare. Pensaci, Joel, questa è la nostra spada. Cioè la spada che potremmo brandire se facessimo la nostra versione di Gogeta. È vero. Ci unisce. Ma per ora rimane solo un sogno bagnato. E io non avrò mai quell'intelligenza, Joel. Mai. Vorrei però osservarla. Ops, ho sbagliato male. Il pungolino. Non è male. Questa te la sei usata, mi sa, con Mira. Ah, sì, bel con moveset. Enorme gusto. Bel moveset. Visto cazzo. Anche che ha un triplo split damage che distruggeva parecchie difese. Bel. Ah, ma io senza runa pazza non ho abbastanza dex per il cazzetto buffo qui. Però posso comunque fare l'R2. Quindi sti cazzi. Ma farà poco danno. Però farà poco danno. Quanto mi manca di dex? 4 punti. Sono tanti, però troppi. Persino. Beh, ragazzi, ci siamo divertiti con la nostra 5 idea. Ma è arrivato il momento delle palle grosse. Andiamo. Andiamo, Marini. No, noi siamo sblumbiani, non ti attacchiamo. Siamo persone d'onore, mica come i tortesiani di merda. Non è vero. Maledetto Marini. Oh no, c'è una mano. Oh no, la mano mi ha fatto il gabbo. Merda, gli ho fatto una full combo e gli ho fatto malissimo. Ha dovuto bere di nuovo. Si è bevuto un botto di roba. Tu pensa alla mano. Merda. Lo stronzo usa sanguinamento. Devo scappare. Lagga tantissimo. E fortissimo. Buono questo. Maledetto Marini. Attento Joel. E va bene. Attento Joel. Questa è stata cattiva perché gli è entrato anche il sonno. Che assalto che gli abbiamo fatto. Si aspettava la fuga. Però fortissimo il Marini. Fortissimo è stato. Stava per gabbare. Fortissimo indeed. Evviva. È stato bravo, molto. Maledetto Marini. Mi ricordo ancora della zona delle campane di DS3. Con il Marini. Sì. Il compasso sblumbiano, esatto. Gli abbiamo fatto il compasso sblumbiano, mi piace. Quanto sono forte con quest'arma, cazzo. Guarda un po'. No, no, guardi niente perché ho sbagliato. Attacco caricato pazzo. Merda, l'ho stunnata. Wow. Allora. Ok, possiamo proseguire di nuovo. Esatto, io rimetto il segno per ricaricarmi le scessine. Le bolle cremisi. Diciamo che gli astrologi... vivevano ai tempi dei giganti, è possibile? Beh, certo. Direi... E infatti, guarda. Non c'è bisogno che rileggi, ma c'è proprio scritto, gli astrologi antecedono gli stregoni. Certo. sono gli antenati degli studi che poi hanno creato gli stregoni di Caria. Ok, ho messo il segno dove era la grazia. Ma certo, ma certo. E tu ancora non sai qual è il potere della spada della notte ardente perché non ha le caratteristiche necessarie per utilizzarla. No. Beh, probabilmente è una notte di fuoco, quindi una sorta di magia infuocata, non so. Esatto, esatto. Devi sapere, Joel, che tra l'altro c'è un'antica descrizione segreta che racconta di quanto Caria fosse affezionata ai cartoni animati. Le sigle le faceva tutte Giorgio Ranni. Ricordo le avventure del più forte dei semidei, infatti. Sì, chi è? Il generale Radan, non ricordo. Ah, beh, giusto, è vero. Dobbiamo far fare quella sigla. Io vivo per quel momento in cui Giorgio Vanni canterà Generale Radan. Serve qualche frase in più, però. Sì. Sarà incredibile. Sì, sì, sì. Lo so, ragazzi, adesso probabilmente avrò 0 viewer, non importa. Worth it. Ne valsa la pena, esatto. Stai cercando del secretame. Saetta runica. Oh. Lascia che la utilizzi, sì. Oh! Eccoci. Perdenti. Sì. Con quelle false stregonerie. Esatto, da scarsi stupidi. Come in ogni guerra punica, viva la saetta runica. Del resto diceva Giorgio Ranni. Giusto? Giusto. Giusto. No, è vivo. Ok. Come vedi, qua nel level design, anche al ritorno da un posto ti spawnano nemici. Sì. E diversi, eh? È giusto, anche perché, voglio dire, sono tutti quanti eterei. Uh-huh. Ehi, ehi, ehi. Cosa pensi di fare al mio amico? Coglione. Eh? Sì, sì, tieni pure le tue perruzze. Scudo di ottone. Ma mi sa che ne ho già uno. Credo. Sì. Sì. Ehi, Joel, ne vuoi uno? Oh, magari. Ma te lo passo. Posso applicarci sopra... Tieni. Parate speciali, guarda. Oh, fantastico, prendilo pure, è un regalo. Allora, dove cazzo siamo? Ah... Mi sono perso. Dobbiamo andare verso di qua, sì. In teoria. Sì. Sì, sì, sì. Volevo vedere quanto gli facevo con un attacco caricato. Tanto. Sì. Ok, aspetta che me la flexo. 906. Beh, non male. Aspetta che me la flexo. 583. Non male. Qui è dove avevo lasciato il segnalino? No. Questo è un altro posto ancora. E infatti lì ci sono delle mani. Aspetta che dobbiamo fare della sacra osservazio, amico Joel. Ma prima ti aiuto nella fight. Oh sì, stavo ripulendo. Perché guarda, si può andare dritti. Ma c'è anche questo posto, questo è nuovo. Non è dove avevo lasciato il segnalino. Lo vedi che ci sono delle mani lì? Bravo. In teoria sai cosa facciamo? Lasciamo qui davanti a me un segnalino che ho sbagliato a mettere. Così ci ricordiamo che dobbiamo andare per queste scale. Esatto, e cerchiamo un altro checkpoint. E vediamo se c'è, esatto, magari una grazia. In realtà c'è. Cioè, in realtà c'è un... Oh, non ho visto sotto. Fuck. Si sale veloce. Sì, sto cercando di osservare ma non c'è niente. Ok, c'è una grazia, fantastico. E allora prendiamola, ma poi scendiamo. Che ne dici? Mi sembra più che ok. Let's go. Non mi sembra che ci sia qualcosa nel mezzo. Troppo veloce. Vediamo sotto. Esatto. No. Niente. Il non nulla. E adesso ci buttiamo. Ah, qui ci avevano messo anche un messaggino, ma insomma, si vede che è diverso. Ah, c'era un altro saltino da fare mediano, ma lo abbiamo zompato proprio malissimo. Andiamo prima di qua. E controlliamo sotto la scala. E infatti c'è un oggetto. Una runa aurea, non male. Avanziamo, Joel. Ok. Oh, qui ci sono solo degli scroti. Aspetta. Ormai ho l'ossessione per sta cosa delle pareti illusorie a terra. Ragazzi, perché Miyazaki l'ha dovuta mettere anche a terra? È finita. E qui? E qui? E qui? Maledetto! Miyazaki. Beh, c'è un indizio su quelli a terra, eh? Gli stregoni. È vero. Però sai, qui è Stregonopoli. Aspetta, fammi vedere eventuali secreti, ma non sembrano esserci. Pertanto... Mani. Ah! Bene così. Le one shot con qualsiasi attacco. Decisamente troppo forte. E qui? Urumi. È una strana frusta. Fammela leggere. Innamoratene. Arma. Oh, oddio, ma è una spada. Ma è una roba di Soul Calibur questa. Arma composta da sottilissime lamelle di metallo, flessibile, brandita come una frusta dai guerrieri notturni, dei notturni anzi. Di base è una frusta affilata, ma può essere usata anche come lancia per trafiggere i nemici. Devo assolutamente provarla. Innanzitutto su cosa scala? Destrezza e forza, quindi in realtà è un'arma anche forza. E con la mia destrezza attuale posso. Oh mio Dio. Oh mio Dio, il brodo di Godo. Posso metterla a sinistra, secondo te? Sì, ma non farlo adesso. Provala sulla destra. Ok. Fidati. Mi fido di te. Dai, ma che figa è? Ok. No, ma che cazzo stai dicendo? Capito? Anche il calcetto e poi... Buono questo. Questa è top, eh? Sì. Guarda, ricordati che esiste anche l'attacco in corsa R2. Attacco in corsa R2. Aspetta. Eccolo, giusto. Attacco in salto. Ok. Ma questa è top, guarda. Crouch. Sì. Frustata. È veloce e copre un sacco. Questa è quasi da picchiaduro. È da zoner questa. Merda, ma questa farebbe anche male potenziata. Figata. Allora intanto ci penso. Però per ora... perché guarda, io in blind soffrivo la mancanza di materiali, cazzo. Allora. Oh mio Dio, che cos'è quello? È una di quelle guardie che c'è a Leyndell. Perché? Bravo. Esatto. È la prima volta che la vedi. Hai trovato un luogo abbastanza segreto. Osserviamola. Allora, l'iconografia è piuttosto chiara, è una donna, è un carro innanzitutto, ed è un carro magico, credo, non penso che ci sia un essere umano lì dentro, comunque un essere vivente, sembra un carro simile a quelli di Latria. Vero? Un carro con una donna, con un bimbo in grembo. Quindi potrebbe essere, non so, il carro delle future generazioni dell'ordine aureo di Leyndell. No, che fai? Attento. C'è invaso luce folle, ma è un PG o è qualcuno scriptato? È un PG, Ok. Ok, Joel. Vuoi farla così? Fuoco! Non mi fido. Oh no, non posso. Too far. Attento! Wow! È una luce... Ammazza! Smart! Una luce folle, da dove viene? È lo splendore. Dalla cima della torre. Da lassù, intendi? O da dietro? Da lassù. Dopo il carro, intendi? Proprio là, no, prima, da dove stavo passeggiando noi, eccolo. Ok, questo è pericoloso. Luce folle. Bel roleplay, mate. Bel roleplay. Oh, è fragile. La sto riempendo di proiettili. Bravo. Attenzione. E va bene. Bellissimo setup. Non stare nell'angolo. E stocco. No. E stocco. Che figata. L'ho preso. Mamma mia! Ma hai visto che roba anime? Bravissimo. Si stava lanciando addosso a te il mio proiettile di ghiaccio, l'ha presa. Bellissimo. Al luce folle. Bellissimo. Hai fatto un gran bel PG, tra l'altro. Sei contento, Joel? Hai visto che magia? Lo so, non è da persone intelligenti, però ci ho provato. È stato molto intelligente quando l'hai usata. E vai. E ti lancio anche una chicca a questo punto. Indipendentemente da cosa fosse, perché le fiamme che scaturivano da quell'arma erano a forma di 3 dita. Oh, non l'avevo visto. No, è difficile vederlo in combat. Dicevamo. Guardate, questa potrebbe diventare una fan art. Cioè, Pav che si caga, Joel dietro. Lo è diventata. Eh sì, però lì proprio mi stavi insegnando, mi stavi facendo vedere la bellezza della spell. Bene. Oh, vedrai che avrà un follow up questa cosa. Allora, posso dirti una cosa, Joel? Sarò anche poco intelligente, ma non ti sembra un po' strano che sia piazzata davanti a un corridoio? Questa cosa ci caricherà probabilmente. Con quelle ruote. Quindi io le vado vicino e poi corro verso di te, d'accordo? Ottima idea. Sembra inattiva. Potrebbe essere un incantamento. Arrivo. Eccola. Arrivo. Tosta. Vedi che arriva. Benissimo. Ma almeno adesso la affrontiamo. Oddio. In un luogo più aperto. Ok. È il momento di utilizzare il mio asso nella mano. Oddio, hai visto? Ha delle radici dentro. Oh mio Dio, quanto danno fa. Sì, fantastico, è mia! Punto debole! Sì! Ho aperto anche la mappa. Buono. Non ha droppato niente. Non ha droppato niente, se non la presenza della sua lore. Praticamente allora, è un carro creato attraverso la magia dell'ordine aureo, in realtà i miracoli di fede, e ha delle radici che attaccano. In realtà avevano anche del sangue all'interno, se non sbaglio. Sì, sangue, serpi, quasi membra. È stato orribile. Credo che siano dei fantocci dell'ordine aureo, ma cazzo quanto sono lontani dal loro immaginario dolce, caldo e soffice. Chissà da dove provengono e chi li ha costruiti. Bella domanda. Ah, ma aspetta. Io mi sono scordato il giglio di Miquella. Delicata ninfea d'oro purissimo che inizia a mostrare i segni del tempo. Materiale per la creazione di oggetti, fiore che simboleggia la fede nel sacro albero. Si dice che in gioventù fosse molto caro a Miquella l'empireo. È la prima volta che ce lo definiscono empireo. È una di quelle cose che devi segnarti, ragazzo. L'empireo. Perché poi ce lo chiameranno solo l'empireo. È molto importante questo dettaglio. Molto. Però, attenzione, questo ci dice che Miquella era, in teoria, almeno un tempo, un essere molto vicino all'ordine aureo e incarnante i suoi valori. Perché sennò che senso ha che il giglio di Miquella rappresenti la fede nel sacro albero? Quindi Miquella, almeno per un periodo, se non per sempre, è stato il simbolo dell'ordine aureo. Miquella potrebbe essere l'unione di Marika e Radagon? Potrebbe essere l'unico figlio di loro? Guarda, in questo caso ti posso dire questo. Perché non è God, non è Rad, è qualcos'altro, magari esatto. Gli ha dato Marika alla radice, quindi Mi. In questo caso mi trovi perfettamente d'accordo, ma ti aggiungo un'altra cosa. Questa è una cosa importante. Allora, stiamo cominciando a discutere non soltanto... Allora, noi abbiamo 3 dinastie possibili dinanzi a noi. Godfrey e Marika, Radagon e Marika, Radagon e Rennala. Ok? Ovviamente ti devo chiedere anche se Sacro Albero è l'ennesima, come dire... È la cosa che ti volevo aggiungere. Ecco, perfetto. Quindi grande albero, Sacro Albero... Allora, abbiamo... Cominciamo a fare la lista della spesa di quello che sappiamo, ok? Radan, Rykard, Ranni, figli di Radagon e Rennala. Yes. E fin qua ci siamo. Poi abbiamo Godwin, figlio di Godfrey e Marika. Godrick, che è più in là nella generazione, ma sempre Godrick quello, è dinastico, quindi sì, non importa più di tanto. Però Godwin è il figlio di Godfrey e Marika. Altri non ne conosciamo per ora, mi sembra. Infine abbiamo l'enigma Miquella, che da quello che suppone potrebbe effettivamente correttamente essere figlio di Radagon e Marika. Rimane in sospeso chiedersi. La spada di Miquella, Malenia, è una campionessa, come lo è stata Radagon, come lo è stato Radagon per la guerra di Liurnia. Yes. Ha a che fare con dinastie divino, politico importanti, o ha un nome che si avvicina because reasons, o è un nome che ha ottenuto dopo essere diventato campione di Miquella, spada di Miquella, e in realtà aveva un nome diverso prima. Abbiamo queste 3 opportunità di speculazione, dovremo arrivarci magari col tempo, ma intanto ti metto sul piatto della discussione tutto questo. Conoscendo Martin, Miquella credo sia una persona che credeva ciecamente in qualunque obiettivo avesse Miquella o qualunque valore incarnasse e volesse combattere per lui. Ci sta, assolutamente. E ti posso aggiungere questo, non è una risposta, però è un dato importante. Non ti risponderò alla domanda, ma Sacro Albero è un modo originale di chiamare l'albero madre? Perché è qualcosa che potrebbe essere importante in futuro, sia che ci possa essere un albero diverso, sia che semplicemente ci siano nomenclature diverse, che magari provengono da luoghi, persone, culti diversi, per lo stesso albero, che potrebbe anche andarti a dare delle risposte su Miquella, eccetera, eccetera, eccetera. Però ti posso dire una cosa, l'inglese, ok? In inglese l'albero madre è Earth Tree, mentre il Sacro Albero viene chiamato Halig Tree. Ah, quindi è un altro? Sembrano nomi diversi. Io pensavo fosse come Grande Albero, l'avevo interpretata così. Esatto, in questo caso no. In questo caso c'è un altro albero, un altro albero che ha una forma di rispetto sacro, o comunque è chiamato tale in una descrizione onnisciente. E allora esiste un altro. Oddio, il fatto che ci sia il giglio rende in realtà evidente che non si tratti dell'albero madre, perché i girasoli sono quelli dell'albero madre. Ok, ci sei. Questa è un'ottima intuizione. Il fatto è che comunque questo Sacro Albero non si vede. No, bravissimo, non si vede proprio anche fisicamente, dove sta. Magari esatto, è un albero di dimensioni normali ma sacro. L'albero, esatto, potrebbe essere un simbolo. Esattamente. Esattamente. L'albero madre, ovunque volgi lo sguardo, è presente, sempre a nord, è sempre a nord, sempre a nord. È vero. Sacro Albero, l'Empireo, Miquella. E essendo che però si parla del Sacro Albero, questo signor Miquella potrebbe essere anche un'altra divinità, l'ennesima a parte. Ok, quindi divinità. Boh, per quanto ne sappiamo. Certo. Io guarda, considera che come ti dissi, non c'è nulla che mi fa pensare che non possa essere un dio. Però. No, sono d'accordo con te. Tu considera che Miquella l'ho considerato, e non ti dico se poi ci hai preso pure, cazzo no, l'ho considerato per lungo tempo, prima di avere informazioni in una direzione o nell'altra, non dico un dio, ma la figura presente all'interno della chiesa del pellegrinaggio. Eh sì, me l'avevi già detto questo, sì, giusto. E quindi, insomma, un ruolo di rilievo, se non un dio, qualcosa a metà tra un dio e un semidio. Esatto, comunque non esistono statue di dio. Non esistono statue di semidei all'interno. No. È vero, no, assolutamente. Ci siamo, dobbiamo buttarci. Eh sì. Però, ottimo esploro qui. Mamma mia, sei stato bravissimo. Vabbè, era abbastanza semplice sgamare questo segretino qui, eh. Allora, vogliamo correre? Via, verso la grazia! Sì, 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 assolutamente. No, no, se no ci sdrumano e ci succhiano tutte quante le Estus. Esatto, e a me non piace farmi succhiare la Estus. Oh no, voleva farmi il bindo di Isacco, ma non me l'ha fatto. Addirittura il bindo! Il bindo di Isacco. Il bindo di Pavvo. Il bindo di Pavvo. Eccoci qua. Ragazzi, quante mani. È un maniero. Grazie, grazie di aver abbassato il livello dopo Giorgio Ranni. Grazie mille, maestro, grazie. Lei è troppo gentile. Lei è troppo gentile. Lei è troppo gentile e voleva non essere l'unico con 0 spettatori. La ringrazio. Lei è veramente magnanimo. È un impegno importante. Qui c'è un oggetto. Oh, ho trovato dello scroto. Non è vero, erano dei dardi. Dello. Siamo stati invasi da Wukesh. Dove siamo andati? Dall'altra parte. Esatto. Ragazzi, mi dispiace. Un tempo Sabaku no Maiku era un creator comunque con un'etica. Adesso non più. Come me, sta per aprire TikTok, dice queste cazzate, sì, ormai sì, lo avete perso. Esatto, è fatta, è finita. Niente, da questa collaborazione dovevano nascere rose e invece sono solo cachi, però vabbè. Ceci. Sì, sì. Che voglia, spero che Vulcash ci raggiunga, okay, e io possa farlo cadere nella tromba dell'ascensore. Aspetta, devo esplorare bene. Ok. No, scusami, mi è preso un attimo il tortisi. Mi è salito il tortisi. Guardi, giudicante. Devi esatto, dirmi qualcosa, Pav. No, scusa. Back to blind. Ah, eccolo Volkash. Aggressivo. Beh, merda, ma siete tutti role player, ma siete dei fighi, cazzo. Esatto. È un cavaliere esule. Vorrà curarsi. Glielo permetteremo. No. Non lo farai. Sento i lupini. Ah. Okay. Che combo! Cazzo, con la sua resistenza. Ci siamo scambiati il colpo. Mamma mia! Vieni nella nebbia colorata! No, il lupo! Dio santo! Aspetta, ci penso io! Preoccuparti, ho bevuto! Oddio, ci siamo missati malissimo a vicenda. Quant'è stu sa questo ragazzone? Proteggiti nella nebbia. Guardalo. Non è così sciocco da entrarci, eh? Ammazza, che furbetto. Non salire le schiale. Oh, compasso di Sblumbo! Il compasso è arrivato! Merda! Mamma mia, si era capito che quella era la chiusa brutta. Io ho preso lo stocco apposta perché ho detto lo permastunniamo. Mamma mia, che figata! Di Sblumbo. Anzi, mi permetto di reniccarlo, non è il compasso di Sblumbo, è l'astrolabio di Sblumbo, dove tu trovi le stelle. L'astrolabio di Sblumbo. Mamma mia. Joel non ha mai potuto apprezzare la possibilità di studiare gli astri e imparare gli incantesimi perché laggando non beccava mai l'asse giusto. Ho trovato un seme comunque. Mamma mia, resilienti questi lupi. Minchia, l'ho fatto volare. È volato in Dark Souls 1, ragazzi. Lui è Sif di Dark Souls 1. Comunque ho trovato un bel seme d'oro e guarda lì che cosa c'è. Un vaso. Comunque hai visto, i semi sono arrivati fin qui. Del resto si sono sparsi per tutto il regno dopo la disgregazione. Esatto, dopo la rottura dell'anello. Sì. E guarda Joel che bello che ti fa luce. Sì, sei bellissimo come sempre Joel. Userò anche la mia lanterna. Lo so, è per stupidini, però io non ho altre armi. Beh, fammi un attimo osservare dintorni che questa invasione mi ha un po' disorientato nel bene, però mi ha disorientato. Allora, aspettate un attimo. Io lì non ci posso andare, vero ancora? Non posso fare butto alcuno. No. Not yet. Not yet. Però è lì che volevo andare, è lì che mi ero piazzato un segnalino, giusto? Credo. In realtà no, forse no, perché era di qua. Infatti è là. Comunque qualcosa c'è. A questo punto noi siamo venuti da qui in fondo? Noi siamo venuti da qui, no. Ragazzi? Controlliamo. No, no. No. No, da qui si va avanti. Da dove siamo venuti? Da quelle scale. Da quelle dietro? Da queste? Ok, perfetto. Esatto. E allora, proseguiamo prima qua sotto. Oh no. Beh. Siamo forti. Credo che questi pulviscoli blu debbano essere interpretati quasi come brina, visto che ci sono un sacco di boccioli brinosi. Però se il giglio di Miquella si trova qui, che Miquella sia in qualche modo affiliato più alle stelle che a l'ordine aureo? Boh. C'era un singolo giglio qua, sembra poco, però qualcosa si è trovato. Però è anche vero che qui troviamo, come dire, il seme d'oro che è simbolo dell'ordine aureo, quindi oh mio Dio. Ai. Ehi, sì. Qua c'è una scala. Oh, vuoi raggirarle? Sì, mi sembra più intelligente. O no, ho sbagliato. Ho uno stregone! Parete invisibile da qualche parte! Colpisci tutto, ti prego. Colpisci a terra. Ti pago. Grasso magico che è stato infilato nella cassa. Dove sarà? Niente. Niente? Non è quel tipo di incantatore. A quanto pare no. Forse solo quelli che si teletrasportano possono fare cose del genere. Andiamo piano. Un troll cariano. Già. È la versione in carne ed ossa dell'ologrammone. Sì, esatto. Ok. Gli tirerò l'attacco caricato più forte che io abbia mai fatto. Sei pronto? Oh sì, sono pronto con il mio incantesimo. Mamma mia. No! No, maledetti cariani di merda! Cioè, in realtà sono di Raya Lucaria, ma vabbè. Credo. Forse no? Bastardi. Vabbè, ha 1 di vita quello stronzo, dai. Quindi anche loro hanno il copricapo, ma a differenza di quelli di Raya Lucaria che si vedevano nel trailer, non hanno la tunica simile a quelli del cuculo. Esatto. Quindi probabilmente questi sono solo affiliati a Ranni. Sicuro. Oh, spada da cavaliere troll. Credo fosse un drop garantito, vero? Lo è. Perché era viola. Spadone su cui è incastonata una scintipietra blu. E quindi in questo caso il troll è stupido, non è come Iji. È stupido, esatto, ma ha una scintipietra sulla spada, quindi fa le spelle. Arma dei troll al servizio della famiglia reale di Caria. Assoldati dalla regina in virtù di un loro antico giuramento, ma pensa un po', i troll sono a tutti gli effetti cavalieri di Caria e combattono al fianco dei loro commilitoni umani. Beh, in realtà poi questi sono passati dalla parte di Ranni, ammesso che ovviamente Ranni fosse contro Rennala, perché questa è stata solo una mia speculazione. Ruggito del troll, fissa l'orizzonte e ruggisce intensamente, travolgendo i nemici con devastanti onde d'urto. Se seguita da un attacco potente, esegue uno schianto discendente. Hm? Questa con una saetta aurunica potrebbe essere un'arma per me. Figo. Però oddio, quanto ho di intellect? No, 12, non ci arrivo. Però la sua weapon art trollosa è figa. E quelli sono dei paggi. Già. Fammeli un po' osservare. Sì, sono decisamente dei paggi. Li avevamo già incontrati, se non ricordo male. Io a destra, tu a sinistra. Va bene. Let's do this. Aspetta, aspetta, potrebbe esserci un segreto, scusami. Ah no, ma da qui siamo venuti. Nessun segreto, che cazzo di segreto voglio? Vado. Cosa spara? Dardi esplosivi. Bevo. Aspetta, c'è un oggetto qui. Runa aurea. Non male. E qui? Ciolo. Parete illusoria? Dai, qui sì. Dai, dai, qui c'è. Miyazaki, dai. Miyazaki, dai, lavora. L'11 maggio è il mio compleanno, Miyazaki. Una parete illusoria. È l'ultima live prima dei miei 29 anni. Ti prego. Quando li compi? L'11 maggio. Yeah! Mi sto per avvicinare ai 30 pazzi. Ma qui dove cazzo sono, scusa? Questo non l'ho esplorato. Questa è un'altra cosa ancora. Niente. Oh no, ma c'è del butto? Eh sì, è. C'è del mega butto. Però allora aspetta, cerchiamo prima un checkpoint. Ok. Che magari c'è. Facciamo così, facciamo così, facciamo così però. Segnalino pazzo. Un po' più vicino. Cazzo l'ho messo. Ci sta, ci sta. Dove ho messo questo segnalino, ragazzi? Sì, perfetto. L'ho messo nel punto giusto, in verità. A posto. E l'ho anche tolto, vero? No, ok. C'era il rischio. Guarda un po'. È il simbolo che c'è sul... Oddio, ma quello è il simbolo del matrimonio di Radagon e Rennala. Una spada e uno scettro. No? È una spada cariana, però, eh. Dici? Forse è l'unione... Allora di magia e cavalieri? Esatto, che poi si è spezzato per la guerra. Potrebbe anche starci. E c'è anche sul telescopio, se non sbaglio. C'è anche sul telescopio, se non mi ricordo male. Ah, che però è un consumabile, mi scordo sempre. No, in realtà no. No. Oh mio Dio, cos'era il concilio dei maghi questo? In tempi antichi si utilizzava l'acqua specchiante delle stelle per osservare il cielo a volte. Mm-hmm. Cosa? Guardia Reale Loretta. Ma ha la stessa musica del boss dell'inizio del gioco. Quindi è una cavalleressa. Eh sì. Però utilizza spell. È una bellissima antitesi, perché l'altra invece utilizzava miracoli dell'albero. Ok, però io in teoria ti ho già battuta. Non perderò. Ah. Mhm. Mhm. Ah. Cos'è? Oh! Fase 2! Oh! Quella la conosco! Non puoi colpirmi! La usa il mio amico Joel. Mosse leggermente con un timing diverso rispetto al primo. No, non puoi. Boom. Mm-hmm. Come at me, bro. E dai, basta con queste spade. Non è safe attaccarti mentre le usi. Oh, questo sì che è safe. Oh no! Il culo del cavallo. Ah! Attenzione. Attenzione all'avidità. All'avidume. Mossa segreta del mio amico Joel. Oh, oh. No! No! Ero pronto! Ah! Quando hai detto mossa segreta del mio amico Joel, ho pensato che me la stessi chiamando. No, volevo fare finale con stile. Beh, ci sta comunque. Joel non è intervenuto fino alla fine. Che poi aveva vita doppia, giusto? Esatto. È stato bello lo stesso. Mi piace. Mi piace che in realtà Pav volesse tentare, ragazzi, oriento le fan art. Pav volesse tentare il finale con stile, ma Joel lo vede in difficoltà e fa no. Non può rischiare. Con comunque... quei pochi HP rimanenti. Eccolo qua il checkpoint che cercavamo. Esatto. E hai droppato. Eh sì. Con l'incantesimo. Eh sì, il tuo. Esattamente. Come hai fatto a averlo? Si comprava anche? Ah, no. Cavolo. Una delle prime live in cui ti ho detto no, non ti mostro lo schermo. Ho preso torrent e ho fatto hop hop al maniero. Stregoneria usata dalla guardia reale Loretta. Genera un arco pesante magico e scocca una grossa freccia. Aumenta di potenza se caricata. Tieni premuto per tenere incoccata la freccia. Sembra che l'arco fosse l'arma preferita di Loretta, si vede. 26 intelligenza. Mamma mia quanto sei intelligente, Joel. Occulta un secondo il mio schermo? Faccio tutto l'occulto che vuole, maestro. Lei ha proprio un bello occulto. Ok. È andato via lei, maestro? Il boss è stato sconfitto, quindi sì. Ok, allora mi siedo. Esplora pure. Sappi che quel boss è super soddisfacente da fare parry only, perché ha degli attacchi molto lenti e stordirla ti permette di avere enormi finestre. Le devo dire che potrebbe essersi vista la password, perché per togliere lo schermo sono stato troppo veloce! No, ho dovuto ingrandirlo io prima, non si stava togliendo. Ah! Cioè, ci siamo sincronizzati al contrario. La evolveremo. Non so se si è vista e non posso vedere la chat in questo momento, ma per un attimo è apparsa a full screen. Vabbè, c'è problema. Vabbè, la cambieremo, ragazzi. Che password era allora a questo punto? Non me la ricordo. Era Congodo. Congodo? L'hai fatta tu però? Sì. Sono fiero di te. Oh, sto arrivando dove volevo andare in realtà, dal vaso, quindi bella. Adesso dovrei aver esplorato il... Oh, no! Non ci credo. Non posso, cioè, uccidere delle divinità ma essere bloccato dal legno. E col fuoco? Se non... Ma io non ho il fuoco. Posso creare un vaso incendiario? Sì. No, no. Il gioco ti sta chiaramente parlando. No! Miyazaki, guarda, vattene a fanculo. 0 su 10 cazzo, ingiocabile. No, no, infatti, cioè, nel senso. Raga. Quanti vasi? Ma non parlano, lottano e basta. Raviolo di carne cruda. L'ennesima. Ti ricordi che l'ho mangiato in una lotta? Sì, certo. L'ho mangiato contro Godrick, se non sbaglio, nel try in cui l'ho fatto. Quindi sono diffusi un po' dappertutto sti cosi. Credo fossero dei soldatini, banalmente. Ma cosa sto facendo? Ho sbagliato arma, ragazzi. Dardo di cristallo, eh. Stava cercando di uccidere i vasi. Ma è perito. Comunque questo era un cimiterino. Eh sì. E lì c'è un oggetto pazzo. Che cos'è? Dove l'ho visto? Ah, eccolo. Vaso incrinato, vabbè. Meno male che sono venuto qui per il vaso incrinato, ragazzi. Tanta roba. Continua, continua. Sì, sì, scendo. Molto bene. Ah, mi dicono che devi leggere anche la cenere, è vero. La cenere? Credo che ti abbia lasciato anche una cenere. Davvero, non me ne sono accorto. Ma una cenere di guerra? Sì. Il suo stupendo attacco con la lancia. Stavo guardando le vocazioni, vabbè, sto rincoglionito. Sì. Fendente di Loretta. Cenere di guerra che fornisce un armamento, l'affinità magia e la seguente abilità. Fendente di Loretta, abilità di Loretta la guardia reale, balza in avanti infondendo nell'arma il potere della scintipietra, poi accelera sferrando un fendente discendente, usabile su armamenti inastati e lame gemelle. Non roba per Pav, ma ottima. Guardia reale, quindi... Eh sì, dei reali cariani. Esattamente. Questa era la residenza praticamente della famiglia reale allora. Sì, sì, sì. E poi è rimasta in mano Ranni perché la nostra amica Rennala si è chiusa... attaccata dall'Accademia, eh? Eh sì, e la nostra amica Rennala è stata chiusa in biblioteca. Uh-huh. Quindi in realtà non ho motivo di credere che Rennala e Ranni fossero contro. Non credo, non per ora almeno. Vasi, vasi, vasi. Vasi, vasi, vasi. Vasi, vasi. Ah, stupidi vasi, fate schifo. Scarso. Non come The Mighty Alexander. Esatto, non ci sono più i vasi di una volta, maestro. Questi non sono vasi, sono vasini. Servono per depositare il cacco. Io avevo un vasino a forma di macchina. Oh! Caro maestro. Non so se lei ricorda la forma del suo vasino. No. No. Non è... Purtroppo no. No. Non so se usavo un vasino, non mi ricordo. Io avevo il vasino quando ero piccolissimo. E... Ovvero fino all'altro ieri. No, non è vero. No! Il vasino della lore. Il vasino della lore. Ma come tutti con... Ah, qui non ci dovrebbe essere più niente. Eccolo lì l'oggetto che vedevo. Lo abbiamo infine trovato. Fantastico. Oserei dire gormitico. Ecco qua. Ceneri di guerra, fasti cariani. Anche questa hai preso da qui. Sì. Joel. Cenere di guerra che fornisce un armamento, l'affinità magia e la seguente abilità. Fasti Cariani, abilità che incarna il prestigio dei reali di Caria. Trasforma l'arma in uno spadone magico e sferra un fendente discendente. È possibile caricare l'abilità fino a 2 volte, aumentandone l'efficacia. Usabile sulle spade. Quindi sempre di più mi sembra che si prospetti l'idea che gli intelligenti di Caria siano andati, quindi quelli che poi sono divenuti studiosi di Raya Lucaria, contro gli stupidi, i cavalieri. Che questa spada e questo scettro si siano separate a un certo punto. Magari una sorta di elitismo. O no? Vabbè, tanto c'ho la grazia. Ho detto tanto c'ho la grazia. Le manine, le manine. Le manine? No, dai, ma... questa era la live di Ranni e delle cazzate. Allora. Facciamo il 36ello. Mi dà 4 punti, vero, la runa? 5. Ah, 5? Allora no. E allora tiriamo su sta fede, cazzo. Oh! Tiriamo su sta fede. Ma quello è un ricettacolo. Lo vedevo da lontano? No. No? No, aspetta. Ricordati che il ricettacolo che hai visto da lontano... Era enorme. Era... Esatto. Questo è uno strumento di osservazione astrale. Ah, sì? Come quelli più piccoli, solo che gigante. Ah, forse hai ragione. È come quelli piccini che trovi a sepolcri. Sì, sì. Niente oggettucoli? Mi sa di no. Ragazzi, c'è una boss fight. C'è una boss fight. Non posso più fuggire da essa. Beh, l'hai appena battuta la boss fight. Non è vero, c'era una nebbia arancione lì dietro. Non mi frega, maestro. Per ora non c'è più. Era il bordo dell'arena. Non è vero, non ci credo. Qui dentro c'è Ranni. Tre sorelle? Che vuol dire tre sorelle? Cominciavo a osservare. Tre sorelle? Cos'erano? Renna, Ranni e la gemella di Renna? Che lei vive dentro? Abbiamo una torre, due torri, tre torri, vero? Sì. Quindi nel maniero cariano la zona più intima interna ospitava tre sorelle, le tre figlie. Tre sorelle. A meno che le sorelle non siano le torri, ma la vedo difficile, direi che Ranni non era figlia unica. Oh, girasole aureo appassito. Beh, entriamo nella prima. Ragazzi, incredibile questo dungeon, eh? Sì. Questo dungeon è molto bello, molto più bello di Castlemorn. È schermata da qualche sortilegio. Fiori blu, li abbiamo già visti. Crescevano fuori dalla prova, se non sbaglio, dalla zona della prova con le tartarughe pazze. Bravissimo, sì. E infatti la barriera è simile. Ci sarà una prova da superare? Torre di Renna. E quindi troveremo anche la terza, scopriremo il suo nome. Secondo me è quella che vive insieme a Renna dentro il suo corpo. Magari erano gemelle e hanno fatto la Lothric Lorian. Le hanno vincolate insieme? Credo che questa volta non ti venga detto cosa devi fare. Ma che il concetto sia sempre trovare questi animali spiritici o comunque esseri eterei da buttare giù per deflagrare la barriera. Posso addirittura usare di nuovo torrent qui. Facciamoci un giro prima. Che cosa? Ragazzi? Ragazzi, quello è un drago. Parrebbe. Bravo. Beh. A parte che c'è una cenere di guerra da qualche parte o un incantesimo. Perché la sento brillare. Beh, mi sa che facciamo fuori prima il drago. Continuo a sentire questo brillio. Eccolo qui. Fatemi scendere che ho paura di fallire. Foschia glaciale. Cenere di guerra. Foschia glaciale. Ammanta di ghiaccio l'armamento e sprigiona una gelida foschia con un fendente. L'armamento conserva il potere del gelo per un periodo. Facciamo fuori questo drago. E poi esploriamo adeguatamente. Credo mi sarà ostile. Perché c'è un drago qui? È venuto a razziare ciò che rimane di questo posto o al contrario era un drago reale? Credo quest'ultima opzione, perché drago di scintipietra adula e utilizza magie scintipietra e ha del ghiaccio in fronte, quindi era la loro... Cristo! Era la loro bestia da compagnia, o meglio, il cane da guardia. Che ne dici? Ci sta, il cane da guardia mi piace. Bene. Hai lo stesso moveset di Aghil più o meno. Ma io ho armi molto migliori. Guarda là che botte che ti tiro, fra. Vieni, vieni. Pensi di farmi limpensierire? Eh? Arriva. Minchia, attento che poi una bella schicchiera. Ok. Io. Ah, lo sapevo io. Facciamo così. No! Ah, ok, pensavo di essere morto. Che paura. Ah, sì, bravo, sputa. Cosa? Cosa? Wi-Fi. Mhm. Mio. No! Ho missato. Dov'è? Indovina. Ah, From Software. Esatto. È andato in sede di From Software. Sì, d'accordo. Cos'è questo piano pazzo? No, GG. Dove va? Ah, mi sta facendo dell'assidero. Dove è andato? Oh no! Miyazaki? Miyazaki. Miyazaki, dov'è il mio drago? Miyaz? Dov'è? Dov'è il mio drago? Miyazaki? È possibile che il drago sparisca senza mai più tornare? Maestro? Cosa faresti se fossi in blind adesso? Quick exit. In effetti non è una bella sensazione. È successo anche a te? Sì. Farei quick exit. Non farla. No! Vabbè, non preoccuparti. Allora, resta pure sul menu. Ok. Resta pure sul menu. Adesso ti racconto una storia. Sono pronto, l'ascolterò con grande piacere. Allora, praticamente io in blind ho affrontato Adula. Mi è scomparso esattamente come a te 7 volte, rimettendosi in loco, ok? Poi a un certo punto mi è scomparso di nuovo e non è riapparso. Io, pensando che appunto fosse successo qualcosa di terribile, mi sono fatto girare il cazzo abbastanza. Eh beh, certo, cazzo, drop unici, lore. Esattamente, soprattutto i drop unici o magari dei premi alla famigerata cattedrale draconica che non avrei mai più potuto recuperare a causa magari di un numero limitato di cuori e così via. Perché fino ad ora pensavo che i draghi giustamente droppassero tutti i cuori, no? Certo. Ancora tu non sai se è così o meno, ma comunque è altamente probabile. Infatti. E e non mi ricordo se già ti citai che accade una cosa del genere, ma questa fu l'unica volta di tutta la blind run in cui ho detto, ho guardato in camera e ho detto ragazzi, scusate e ho aperto la wiki in diretta. Ah. Il gioco era già uscito, quindi per la prima volta da quando volevi sapere come farlo, praticamente ritornare, perché non ero pre-release, no? Cioè, esistevano wiki anche se incredibilmente vuota. Volevi cercare il bug, magari. Volevo vedere non il bug perché era rischioso. Okay. Volevo cercare Adula boss fight e capire cosa droppava, cosa mi ero perso, no? Ebbene, sono. Ti ricordi? Abbiamo avuto, in realtà questa è una cosa preziosissima, preziosissima. Ti ricordi quando urlasti perché in blind istintivamente raccolsi, o meglio raccolsi, fu la conseguenza, andai in groppa al buon Ursaluna appena trovato per cercare la poesia? Ecco. Ok, per te questo era il momento. Sì, okay. Questo era il momento. Se tu avessi dubitato che c'era qualcosa che non andava, io avrei avuto brillature turgide, perché ovviamente c'è stata anche la polemichetta. Ma no, si vede! Quindi è fatto apposta? Che... Sì. Vabbè, ho capito, Zi, però no, ci devi pensare prima, perché i draghi spariscono in continuazione per via di questa cosa della meccanica. Fai, se deve sparire, fallo sparire in un altro modo, fallo volar via. Fallo volare via, Dio buono! Cioè. Fallo volare via! Non mi puoi fare che il gioco, al posto di riposizionare i nemici attraverso un'animazione di volo, li fa... Quindi c'è un'animazione della quale non mi sono accorto. Allora, esattamente, come non me ne accorsi io. Fu inquadrata per un secondo. Quello che accade infatti è che lui semplicemente salta come al solito, ma al posto di atterrare svanisce in una nube azzurra. Però perdonatemi, non conosciamo il nemico, quindi poteva essere una nube azzurra di un attacco poi interrotto, andandosene. Esatto, no, è una cosa non sbagliata. Mi sembra una cosa molto smart, perché no. Sai, fosse volato via facendo allora esatto, dico no, non può essere un bug. Un suono, una cosa unica, qualcosa che sia lungo e riconoscibile, ma basta vedere anche semplicemente come fanno i draghi nel probabilmente a te era già sparito durante la fight? Sì. Cioè prima di sparire per davvero? Sì. È sì, quello appunto. Allora, il fatto è che magari è il precedente. Se qualcuno è stato fortunato abbastanza da non vederlo sparire durante la lotta, magari anche da vicino ha osservato la sua animazione unica di sparizione, allora bella. Ma nel mio caso, come nel caso di Marika, quanto sto capendo, è sparito anche in combat. Esatto, infatti era sparito anche in combat, altrimenti. E adesso io nella maratona me lo sono guardato, non è per niente bello, non è per niente chiaro con i precedenti, però si vede che svanisce in un incantesimo, solo che Dio buono. Ok. E per fortuna... Purtroppo è proprio il nemico che sparisce in continuazione, quindi è infelice questa scelta. Esatto, è l'unico che sparisce. Cioè non voglio mettere in dubbio che si possa capire, ma no, certo, la ritengo una scelta stilisticamente infelice, perché questo nemico sparisce. Esattamente. Ed è una delle cose che tutti notarono nel CNT. Sì, ma tra l'altro persino Adula stesso, se ti sposti un po' nelle tre sorelle, sparisce. E infatti è successo anche a te. Sì, infatti. E infatti quando è sparito anche a te, io ho capito che avresti avuto gli stessi dubbi, perché tra l'altro hai avuto anche la stessa sfortuna di giustamente essere in combat in mezzo alle gambe e lui non vedi quello che fa. No. Quindi d'altronde comunque Souls o meno che sia, se proprio vuoi renderlo fluido, d'accordo, magari fai un'animazione un po' più lunga e completa, altrimenti fai una microcazzina. Guardate ragazzi, non è staged questa cosa, non si capiva. Il mio feedback è che non si capiva. Io se fossi stato in blind avrei detto si è buggato. Non sto leggendo la chat, quindi non stavo rispondendo a qualche commento. Ok, perfetto. Era una battuta del tipo non ci siamo messi d'accordo. No, anzi, si capiva. Anzi, per me questo è un vantaggio utile anche al non dirti cosa vedi nella wiki. Anzi, te lo dico, facciamo la cosa pari, è divertente. Lessi un nome del luogo in cui lo ritroverai, e non te lo dico il nome, è un nome che non mi disse nulla, però poi riconobbi il posto, quindi qua potrebbe esserci, però per farti capire notai la quantità di rune che lasciava una volta ucciso. Tantissime, e quindi era fuori scala rispetto a doveri, immagino, giusto? Vuoi sapere quante o no? Sì, certo. 120k. Minchia, quindi la Puglia di Ranni. Dove sono finito? C'era anche una grazia, mi sembrava di aver visto. Guglia di Ranni. Guglia di rana. Guglia di rana. Quindi le tre sorelle non sono tre torri? Perché questa sì, sempre di Ranni è. Sì, però intendo dire, le tre sorelle non sono tre figlie, sono tre torri. Beh, e basta. Però sono d'accordo, sempre... è possibile. Tu hai trovato la toglie di... Torre di Ranni Renna, e la guglia Renna, di Renna. Ah no, di Renna. Ah, allora niente. Mi ero dimenticato che fosse di Renna. Allora, come non detto, manca l'ultima. Sì, sì, allora torniamo a casa base, sono sorelle. Renna e Guglia di Ranni, certo. Quindi non tutte però avevano la medesima struttura. Renna aveva una torre e Ranni aveva una guglia. E nella guglia si può entrare, a differenza della torre che invece è sigillata. E qui c'è una grazia. Tu pensa a te che ti è successa la stessa cosa anche con lo stesso dubbio. Sì. Poi non me l'aspettavo perché comunque, sai, era una cosa un po' particolare, invece. Stessa identica, te lo giuro. Ah, ma l'ho visto, infatti non ho parlato per quello. Tutto fede, signori, tutto fede. Facciamo i miracoli con sto Pav. In teoria, secondo Rogier, Ranni si trova qui. Quindi c'è una boss fight. Secondo lui sei in fondo al maniero, quindi... C'è una boss fight oppure al contrario è una donna in difesa che rapiremo? No, no, no. Oddio. Facciamo che sì. Assomigliava molto all'incantesimo che c'è sugli ascensori della città eterna. Oddio, si prospetta una cima da super boss fight. Oh, come siamo simili. Tu quante braccia hai? 4 pure tu, ma tu non sei Ranni. Tu sei Renna. Vero? Tu sei Renna. Oh, sì. Again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see torrent hale and hearty, but tarnished. Sei sia Renna che Ranni? I have no memory of inking thee an invitation. Attenzione però, adesso le risponderò. Però non è un nome falso. Cioè, dalla risposta che il gioco lascia interpretare a Pav, sembra quasi una ending di un episodio di Scooby-Doo. Ah, tu non sei Renna, ti ho scoperto, sei Ranni la strega, l'artefice della notte dei neri coltelli. Ma in verità Renna esiste perché c'è una torre a lei dedicata. Anche io ho discusso della stessa cosa. Quindi... sono Renna e Ranni insieme. Sono una delle due è Renna e l'altra è Ranni. Non sappiamo se quella spiritica è Renna e viceversa oppure è quella in carne ed ossa. Quindi hanno 4 mani perché sono due entità vincolate insieme. Non so se l'abbiano fatto di proposito oppure no. A meno che... non sia questo che l'abbia resa una semidea? Una sorta di elevazione. Boh, sai, 2 persone in una. Esatto. Beh, di questo lei dice anche mi sono presentata come Renna l'altra volta, ma non sembra sottintendere un inganno. Credo che stia dicendo una cosa del tipo l'altra volta ti ho detto che sono Renna, ma in realtà sono anche Ranni. Mi sono presentata con uno dei 2 nomi possibili. È possibile, diciamo che sono anche nomi estremamente vicini. È un po' strano nascondersi come Renna quando sei Ranni. Esatto. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed, I am the witch Ranni. I stole a fragment of the rune of death. and used it to force the god-slaying black knives through fearsome rite. I did it all, but sadly for thee, the curse mark thou seekest is not to be found here. I have slain the body I was born into and cast it away, and it is upon that flesh the curse mark is carved. Quindi questo è il corpo di Renna. Questo è il corpo di Renna. Lei ha ucciso il corpo nel quale è nato, cioè l'originale corpo di Ranni. Ma allora, amici miei, le teorie su Radagon colgono adesso strade infinite. Perché se una persona, un essere, un'entità può uccidersi e trasmigrare da un corpo all'altro, Radagon può essere un dio dentro il corpo di un normale essere umano. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Se accettiamo che se si possa prendere l'anima e metterla in un altro corpo. Però diciamo che forse non è così facile. No, per carità, non lo possono fare tutti. Però. Qual è stata la... Guarda, qui avremo tantissimo di cui discutere e il percorso speculativo, onestamente, in questa storia, che tra l'altro, come tu intuisti, è proprio opzionale, quindi pensate che bomba. Io ti aiuterò e parteciperò solo in caso di oggettivi immediatamente confutabili errori, altrimenti ti lascio andare fino alla fine perché è troppo prezioso. È un nucleo centrale in cui prendere tutte le strade che il cuore porta a. Stavo notando gli occhi blu. Credo che il corpo sia quello di Renna e Ranni quindi è quella spiritica che eccede rispetto al corpo, e credo che l'occhio sia il sacrificio utilizzato per far coesistere i due corpi, il che significa che anche Melina è un essere del genere? Anche Melina è un'anima in un corpo, però lei dice di non avere un corpo. E lei dice di non avere un corpo. Però guarda un po' qua. Guarda un po' qua, amico mio. Ok, stai notando cose però, eh? A parte che ha un anello, ma solo una mano. Sembra un anello di fidanzamento, perché è sull'anulare. Un braccio è tipo fatto di radici? Forse sono radici della morte, chissà. Lei ha rubato un frammento, quindi è lei che ha rubato a Maliketh. Bravo. Ha fatto il sesso con Maliketh? Chissà. Dov'è finito il corpo? Rispondi. È bello che è world created by George R.R. Martin, tutto è sesso. Sì. Grazie al cazzo, mi piaceva venire a noi. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Ti manda, eh? Eh beh. Ti manda anche perché il motivo per il quale l'approcci è inquisitorio, certo. E non capisce. Tra l'altro non è l'unico modo di avvicinarvici, perché se non parli prima con Rogier, lei è molto più ben voluta, diciamo. Sì, sì. Ma ovviamente rotta, perché non sospetti. Mezza legata con questa roba, questi cavi, queste corde, queste radici, non capisco cosa siano. Ovviamente non abbiamo ricevuto le risposte che cercavamo. Però c'è una terza sorella? Chi è questa terza sorella? Adesso sarebbe bello se nella seconda run tu l'avessi colpita qui. Io qui nel secondo gameplay la ammazzerei. Vero? Per vedere cosa droppa, cosa fa, se parte una fight. Capisco assai. Scendiamo. Madonna, è già mezzanotte e mezzo, mannaggia il cazzo. Cazzo. Beh, potrei comunque parlare con Rogier e raccontargli che hai trovato... C'è da vedere la terza torre. Ovviamente! Ancora ne abbiamo di cose da fare, però... Però è tardi, un giorno che non è venerdì, non voglio far tirare il collo ai ragazzi troppo. Lo capisco, lo capisco. Ma ancora un pochino dobbiamo andare avanti, per forza. Poi Franco. Quindi Ranni e Renna sono nello stesso corpo. Quindi io e te potremmo fare una cosa simile, Joel. Un giorno. Chissà con quale metodo. E come ci è riuscita Ranni? Beh, ti piacciono molto le magie di Ranni, usi anche il sonno. Dov'è la terza torre? 1, 2. Ah, eppure l'avevo vista. Forse ancora più in qua? Eccolo lì. E poi c'è da... No, ma sono tutte sigillate. Ci sarà un indovinello? Una prova, un... Speravo di trovare qui le chiavi per l'accademia di Raya Lucaria, ma... Seluvis. L'ultima sorella è Seluvis, quindi... Sappiamo che... No, no, fa veramente cagare come scompare Adula, è una merda. Ok, no, scusa, cosa? Prego. Ho inquadrato il drago che scompare, è veramente una merda. Ok, prego. Dicevo, Seluvis è la terza sorella, però non sono le uniche 3 figlie di Rennala e Radagon, perché appunto ci sono anche Radan e c'è anche Raikard. Quindi erano forse le 3 figlie predilette, visto che avevano questa bellissima zona... tutta per loro nel maniero, che dici? Però sarebbero semidei a questo punto. Chi? Anche le sorelle. Beh, Renna lo è. È vero. O meglio, Ranni lo è, ma quindi anche Renna adesso. C'è del brillino. Qui hai un... Hai comunque un checkpoint. Esplora pure to your heart content. Vaffanculo, vai. No! Ma troppa, vero? No. No, non mi dire. Vabbè, aspetta, ma c'è torrent. E non mi ha dato niente. Com'è possibile? Forse il suo scopo di design era un altro. Ah, ma certo! È l'indovinello. È per togliere questi sigilli. Dicevo, Seluvis ha la stessa radice di Sellia. Forse è legata a quella stregoneria, la terza sorella? Forse è Sellen? Le tre sorelle e le torri sono qualcosa su cui torneremo a chiacchierare spesso, promesso. Seluvis. Non è Sellia? Si chiamava Sellia la città? Sellia la città, sì. Comunque, dicevamo. No, non cadere, ti prego. Ma quindi? Potrebbe essere l'indovinello per spaccare queste... per entrare in queste torri? Non mi ha dato niente. Di solito gli indovinelli sono comunque presentati da un'introduzione. È vero. E gli indovinelli servono fondamentalmente... Allora, ragiona in questo modo: al di là di quello che puoi aver vissuto in precedenza, e quindi con i precedenti che possono darti un'intuizione, Elden Ring va preso tremendamente sul serio. Questo è il maniero cariano. Non è un posto dove portare gli studenti a giocare. Hai ragione, questo è vero. Quindi è probabile che queste barriere siano barriere atte non a essere sbloccate con un meccanismo giocoso, ma a essere sbloccate quando qualcuno vuole sbloccarle. Eh già. E allora che cazzo serve quel caso? Salute. Ragazzi, ho l'impressione di perdermi qualcosa di davvero importante, ma... Non ha droppato un cazzo quel coso. Forse doveva semplicemente farmi attirare qui? Esatto. Precisamente. Ma che vuol dire? No, non ci credo, ragazzi, mi sono perso qualcosa. Per ora no. O meglio, sì, ti sei perso una cosa, ma non è per forza adesso il momento di trovarla. Ok. Ok, ma questo è nuovo. Questa zona è nuova. Oh, buono. Ma ho mai trovato uno scarabeo che... mi attirava semplicemente in un posto? È la prima volta. No, è la prima volta. È praticamente come un oggetto che ti attira per farti notare un po' di level design. Allora, qui sotto c'è un tetto, ma non mi butterei perché c'è un... C'era un buchino. E prenderei prima il buchino. Ma che cazzo è sta roba? È un soldato cariano trucidato. Posso parlargli? Meno male che non sono stato istintivo. Oh, you? Sorry, your worship. I apologize for any offense given. I am Pidia. Pidia. Servant to the Carian royal family. I am charged with maintaining these ghastly dolls. Ah, your worship, allow me to be of use. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storeroom. Why not pick something out before you go? But please, can you offer poor ill-starred Pidia a little something by way of compensation? Cosa vuoi? Scintipietre? Cosa cazzo vuoi? No, vuole solo che faccia degli acquistini. Allora... Corno emergente, vecchia zanna, uovo dormiente. Sono tutte cose che conosciamo per ora. Sì, assolutamente. La rugiada celestiale. Questo invece ce lo segniamo, la lacrima di larva. Finalmente la posso rileggere. Nucleo di una creatura di imitazione nota come lacrima d'argento. È al contempo un organismo vivente e una sostanza. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, regina del plenilunio, per condurre alla rinascita. La rinascita permette la ridistribuzione degli attributi potenziati dall'avanzamento di livello. L'uovo d'ambra? Ah, eccolo dove veniva citato. Materiale necessario all'uovo d'ambra, che è cullato da Rennale, che le è stato regalato da Radagon e che ha anche la runa maggiore al suo interno. Esattamente, bravissimo. Nucleo di una creatura di imitazione. Nota... Ma è un feto. Eh sì. Lo noto ora. Ma quindi cosa fa? Depona le uova, Rennala. È al contempo un organismo vivente e una sostanza. Materiale necessario all'uovo d'ambra cullato da Rennala, regina del plenilunio, per condurre alla rinascita. Se le mangia? È nutrimento per la creatura? È nutrimento per la creatura? Necessario all'uovo d'ambra. Sì. Mi verrebbe da pensare che quest'uovo non è autosufficiente, ma per che ha bisogno di qualcosa, completare esatto il periodo di gestazione deve assorbire queste larve, queste lacrime di larve. Dardo d'osso freddo, freccia d'osso fredda piumata e freccia d'osso fredda. D'accordo, compriamo. Poi cenere di guerra, rappresaglia cariana, agita lo scudo per dissolvere le stregonerie e gli incantesimi in arrivo, rispedendoli al mittente sotto forma di scintilame. Che figata! È praticamente l'equivalente della spell del cavaliere dell'albero, della sentinella dell'albero madre. E non solo, questo è qualcosa che ti interessa tanto, ragazzi. È il parry? Questo è letteralmente con dei frame superiori al brocchiero. Minchia, godo. È il parry più forte del gioco. Subito. Di tutto Elden Ring. Subito. Hai dinanzi a te il parry supremo. Subito. Che bello che il parry supremo praticamente è quello di Pav. È di Joel. Sì, ma ci sarà anche quello di Pav, che è supremo altrettanto, ma è speciale per Pav. Ok, però intanto prendo quello questo. Che you're far, far away. Lama dell'increspatura, beh, dell'acqua direi, nella quale osservavano le stelle. Arma unica brandita dai giovani albinauri. Li abbiamo già sentiti nel ricettacolo. Nel ricettario. Vaso albinario. Sì, vaso albinauro, certo. Ce la posso fare. Certo. La forma della spada richiama le increspature sull'acqua causate da una goccia, atto che si ritiene all'origine della loro specie. What? La sua potenza d'attacco è notevolmente amplificata dall'attributo arcano. Non l'abbiamo mai trovati però gli albinauri noi. Li abbiamo solo sentiti nominare. Esatto, sì, sì. Scudo di cuoio nero, scudo tondo rivestito di cuoio nero, tra i più ampi di taglia media. Di origine nordica, questo scudo è adornato da rivetti d'oro, raffiguranti la stella polare. Il rivestimento interno di pelliccia offre protezione dall'assideramento. Mappa logora, mappa bozzata e logora, fu gettata via e dimenticata per lungo tempo. Ulteriori dettagli sono a disposizione di chi sia disposto a pagare. Io, ma non ora perché non ho soldi. Però posso vendere. No, non posso vendere a lui. Ah, lui no. No, no. Lui vuole solo riconoscenza. Non ho modi allora di fare anime per adesso. Ora no, per ora no. Però dobbiamo assolutamente comprargli. Non tanto le armi, che comunque comprerò ma per completezza, ma la mappa logora, che sembrerebbe avere delle informazioni succulente su qualche oggetto magari nascosto e segreto. E allora riequipiamo anche uno bello scudo. Vorrei uno scudo 100 fisico, così ci per... Qualsiasi scudo diventa con quel tipo di parry. Fantasticoso. Perfetto. E ti permette anche di perriare gli incantesimi, eh? È una figata. È una gran figata. Li hanno trucidati i cavalieri qua, del cuculo. Fegato essiccato in energia. Ah, siamo nella parte alta che vedevo all'inizio. Sì. Mappa 4D, maestro. Mappa 4D. Esatto. Bene. Mettiamo subito il parry pazzo. È il mio modo di imitare Joel. Lo stocco e il parry da retaliation cariana. Però lo faccio pesante. Resaglia. Certo, puoi farlo. Guarda, guarda che parry rapido. Vediamo un po'. Dai, dai, uscite fuori, fatemelo provare. Ush! Il re del parry è tornato. come si perria bene. 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 Ah. Ah sì, oh. Caria Retaliation. Allora, ho letto i dialoghi del ragazzone. Credo di sì. Sì. Non c'è un modo per raggiungerlo rapidamente, però. Purtroppo sono scemi e non l'hanno messo. Però il fatto è che ci arrivi abbastanza in fretta, sì. E quindi adesso qui abbiamo finito, in verità. Eh sì, assolutamente, con gran stile. Quindi qui abbiamo finito. Manca forse ancora qualche cosina. Però non abbiamo trovato le marionette di cui parlava questo tale. È vero, non le hai ancora trovate. Manca ancora qualcosa. Perché credo si riferisse appunto alle marionette che abbiamo già trovato, vi ricordate? Però non le abbiamo mai viste in questo maniero. Vogliamo farmare. Ah, a parte ho farmato per la mappa, ce li ho. No, allora prendiamola. Prendiamola prima di andare. Prendiamola prima di andare. Oh, devo entrare qui? Posso usare torrent? No, qui non puoi entrare, cioè il torrent lo usi appena fuoriuscito. No, qui lo posso usare. E le tre sorelle, esatto, intendevo. Ah, ok, ok, sì, sì, sì. Di nuovo. Ma probabilmente questa allora ricarica solo mana. Esatto. E allora che differenza c'è? Quali sono quelle che invece droppano spell? Hanno un colore più chiaro? Più scuro. Più scuro. Ecco. Ah, dove cazzo sono caduto? Qua. Che scomoda sta cosa. Ok. Ok. Ah, tra l'altro mi potevo buttare da quel tetto, in verità. Penso che lo farò. Si può fare un po' prima. Ah, sì, dammi tutta la mappa. Ok, adesso posso vederla nell'inventario, I suppose. Mappa logora, mappa logora. Dove la trovo? Non è un oggetto a chiave? Ah no, mi sa che in quelli, no, nei consiglini. Esatto. Mappa logora, eccola qua. Mappa bozzata e logora. Fu gettata via e dimenticata per lungo tempo. Raffigura scie di luce ambrata. Ma che cazzo. E qui bisogna guardare l'icona. Boh. Provo ad aprire la mappa, ma non sembra niente di presente qui. Vero? Mm. Chef, chissà. Non riesco proprio a... No, no, fai bene a sbirciare, però in effetti la tua mappa non sembra chiarire un luogo simile. Non posso vederla più grande di così, vero? Purtroppo no, sono scemi. Vedo una pioggia di stelle, quindi mi viene in mente Nokron, Nokstella. Però poi c'è questa parte sottostante. Non riconosco, maestro. Non so se dovrei riconoscere qualcosa, ma... Te lo direi. Non riconosco nulla. Non è nulla che io abbia già visto. No, no, no. No. Per qui sto andando a Sepolcride. Per carità. Probabilmente è in un'altra regione. O è in una zona di Liurnia che ancora non conosco. Visto che mi mancano ancora dei pezzi di mappa. Ma non è qui. No, no, fai bene a curiosare. Però sembra in effetti un'area che ancora non hai visto. Hai fatto bene a acquistarlo. Aspetta che ti faccio anche un osservazio loro. Non male come idea. Minchia, sono completamente smunti. Ma perdono sangue? Ah, non posso attaccarli. Purtroppo no. C'è un incantesimo di protezione qui. Sono però, in teoria, soldati del cuculo. Sì. Sopravvissuti che hanno fatto una brutta fine. Sembra proprio di sì. Completamente consumati. Vabbè, guarda. Allora. Non so però da che cosa. Se stavo pensando, alla fine è curioso immaginare l'ordine cambiato, cosa può causare, non all'interno del gioco ma all'interno del giocatore. Se vuoi un finale, ti direi le tre sorelle. Non puoi entrare nelle torri, ma c'è qualcosa che posso fare? Trovare. Allora guarda, intanto faccio questa cosa e poi mi teleporto, perché dovevo farla da prima. Non c'è nulla probabilmente, ma è worth il try. Ah nulla, ho fatto solo un gran giro pesca. C'è qualcosa che posso trovare. Sì. Beh, sono andato via perché fregato da quella. Forse un sottocazzo qui dentro? Sembrano rovine. Un sottopassaggino ci starebbe. Se non avessi avuto fretta l'avrei cercato. Esploriamo. Ce ne sono varie di rovine, se non ho visto male. Quindi potrebbe essere in una qualsiasi di queste. Ce n'era anche una qua sotto, ricordo male. Sì, ce ne sono anche qui. Però stregoni non ce ne sono, quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza pulito il sottopassaggio. Ma è giusto cercare così, stai facendo bene. Ancora niente, mi sembra. Qui abbiamo cercato, ci manca la parte forse dove c'era la torre di Renna. Abbiamo guardato molto poco perché poi ci siamo concentrati sul drago. E anche cercare intorno all'area del drago è una buona idea. Per quello dicevo che guarda bene le rovine, esatto. Ah, le rovine le sto ben setacciando. Esatto, continua così. Io ragazzi spammerò anche questa roba di continuo perché così. Beh, ma c'è bisogno. Puoi anche, cioè, puoi prima osservare e poi pensare dove farlo. Ok. E allora aspetta. C'è un buco. Vediamo se ci sono degli indizi magari. Esatto, esatto. Ti guardi un po' le varie rovine, ce ne sarà qualcuna che magari dice qualcosa in più. Tosta sta roba da trovare in blind? Sì, molto tosta. Molto. Qualche rovina che dice qualcosa in più, eh? Ah, vabbè. C'è uno stregone apposta. È qui da qualche parte. La legge del Sabaco. Non sbaglia mai. Cosa cazzo? Eccoli i fantocci. Ma questo significa che anche i corpi lì sopra lo sono? Sì, ragazzi, non erano cadaveri. Sono corpi finti. Merda. Già. Già. Possono creare corpi. Quindi è questa la specialità dei cariani tra le tante? Beh, questa è una cosa molto nascosta. Beh, ecco perché allora anche Ranni con una certa facilità può pensare di migrare da un corpo all'altro. Creano degli... Questo è degli sviluppatori, vero? Perché c'è la luce. Sì, è degli sviluppatori. Fantoccio di Selvius, di Seluvis, da sorella, non toccare questo. C'è proprio un'immagine eterea lì. Ma dici che questo è il fantoccio di Seluvis? Non è detto, magari è chi ha scritto il messaggio. Infatti anche secondo me, però non è nessuno che abbiamo già incontrato. Cioè il cappello è un po' rogeico, ma neanche così tanto. Però qual è il fantoccio di Seluvis? Non c'è più. Perché questo non credo che lo sia, questo è un fantoccio maschile. Seluvis. È la terza sorella Seluvis, perché abbiamo Torre di Seluvis, Torre di Guiglia di Ranni e Torre di Renna. Fantoccio di Seluvis, non toccare. Però non c'è più. Fantoccio di Seluvis. Non credo sia nessuno di questi, ragazzi. Però posso provare a toccarli. Posso provare a... Oh. Ah, hai sgamato cose, vedo. Quindi è Sellen. Sembrerebbe Sellen, vero? È il suo fantoccio. E se lo tocco? Io lo tocco. Non succede niente? Pare di no. Capisco anche la curiosità, giustamente. Quindi, fammi capire. Fammi capire, qui è un po' una sparata. La radice Sell è effettivamente... No, ma ne ho parlato prima, se ti ricordi. Ho parlato di Sellia e quindi di Sellen. Dunque la stregoneria notturna di Sellia nasce da questa donna. E Sellen probabilmente è un avatar di Seluvis. È il fantoccio, quindi si può vivere all'interno di fantocci. È possibile per i cariani avere un corpo diverso dal proprio. Probabilmente è quello che ha fatto Ranni, ma l'ho fatto dentro Renna. E qua è complicato. Tu segnati tutto e troverai la soluzione al puzzle un giorno, piano piano, mentre esploriamo. Allora, mi perdonerai se ancora una volta mi soffermo su questa mappa. 3 sorelle. Si chiama Le Tre Sorelle questo posto. Renna, Ranni, Torre di Seluvis. Torre di Seluvis, che non è tra l'altro quella nella quale troviamo il suo fantoccio. E sappiamo che Ranni non è nel suo corpo originale. Quindi la trasmigrazione è possibile, no? È una domanda talmente lecita, come si fa a non pensarci? Però cazzo, Ranni sembra proprio dentro un fantoccio. Cioè, lei sembra proprio una bambola. È bizzarra la situazione, ragazzi. Non riesco a decifrare molto questo puzzle, se non che... ci sono dei corpi finti dentro i quali è possibile vivere. E allora questa è una cosa molto lontana dall'ordine aureo, probabilmente. Decisamente. È turbo vivere nella morte. Cioè, in realtà è vivere in un altro corpo direttamente. Chissà quanto puoi essere longevo con un'azione del genere. Vero? Qui abbiamo... Tu che cosa hai pensato in Blind? Allora, io questo luogo l'ho trovato tardi in Blind, dopo aver conosciuto altri personaggi che mi hanno detto altre cose. Quindi io... Ah, ma tu intendi questa cripta dei fantocci? Sì. Minchia, è introvabile. Cioè, io non l'avrei trovata se tu non mi avessi fatto tornare. Guarda, io l'ho ritrovata in backtracking. Quindi è stato... Cioè, di prima istanza non l'ho trovata e poi ho dovuto proprio essere a Tron a fare analisi. Quindi hai pensato... Quando sei venuto qui hai pensato, sono 3 sorelle? Allora, quando sono arrivato qui ho pensato, sono 3 sorelle, le ho collegate al tuo stesso identico modo, perché ho pensato... Allora... Renna è il modo in cui si è presentata Ranni, è un nome abbastanza congruo, i due volti sono attaccati, simili, magari sono gemelle. Anch'io l'ho pensata uguale, come hai visto. Sono delle entità che in qualche modo si sono presentate a noi in quella strana maniera, anche per magari fare un po' il teatrino. Tuttavia anch'io l'ho presentata, la discussione con lei, inquisendo sul suo ruolo nella Notte nei Ricoltelli, quindi era poco serena, certo, anche nei miei, poco ben posta anche nei miei confronti. Il fatto è che a livello di speculazione qui mi interessa molto vederti affrontare queste chiacchiere, perché trovare questi fantocci prima di sapere XYZ cose è un casino. È veramente un casino. Trovare questi fantocci significa banalmente che è possibile ospitare un'anima in un corpo. Mi viene da dirti questo, no? Che sì, questi corpi sono dei sacchi di carne inanimati, perché guardali. Però sì, poi con la giusta trasmigrazione animosa hai la possibilità di far prendere loro vita. Guarda, un giorno io qui... Questo è il fantoccio di Seluvis, però quindi questo significa, perdonami, in realtà devo tornare indietro. devo fare un passo indietro. Non può essere Sellen, perché Sellen è viva. Se questo è il fantoccio di Seluvis e non va toccato, vuol dire che Seluvis attualmente è senza fantoccio. O ne ha un altro. Può essere. Se no perché? Guarda, faremo una bellissima discussione in futuro e ti piacerà molto. Cioè, se questo è il fantoccio di Seluvis, Seluvis attualmente è fantoccioless. Perché il suo fantoccio è qui. Però cosa vuol dire che il suo fantoccio? Vuol dire che... Ok, ecco, già ti stai facendo un'altra domanda che è importante porsi. È quello che le piaceva o è quello assegnato a lei e quindi non puoi avere un fantoccio diverso dal tuo? Puoi occupare qualsiasi fantoccio o no? Non ti risponderò a questo, ma è una domanda importante. Dove sta Seluvis? E che, come si fa un fantoccio? Esatto! Come si fa un fantoccio? Che cos'è il ruolo, se non è quello che hai detto tu? E se è quello che hai detto tu, chi lo usa, quando e soprattutto come? Capito? E poi... vedrò anche i ragazzi blind come avranno reagito quando mi riguarderò la chat di questo episodio. Magari vedrò anche che riflessioni hanno fatto. In che senso? Devi fidarti molto di loro. Ok. Nel senso che qui tu stai... Perché è molto vicina alla verità questa roba, è molto vicina a roba grossa? Non è... sono cose molto lontane, molto ampie. Però vedremo, vedremo. Diciamo che poi effettivamente... puoi farlo, sono curioso, ma bisogna stare con i piedi di piombo. Ok, vabbè, allora magari poi me lo diranno i mod. Ok, sì, diciamo che tutto quello che gira intorno a Ranni è particolarmente... cioè, a un certo punto non è lontanissimo il momento in cui ti dico fatti a leggere pure la chat in backtracking, però... chiedi ai mod, va? Andiamo da Rogier e terminiamo la live, che dici? Ci sto. Tre sorelle, una dentro il corpo di un'altra, una ha un fantoccio, ma è parcheggiato dentro questa stanza segreta. Questa storia è lontana da tutto ciò che abbiamo visto. Molto. Always good to see you safe. So, what do you need? I see. When Ranni shed her flesh, she shed the curse mark too. You know, not everyone would trust such a tale. But if she in her current form is nothing more than the living doll you profess. Lo chiama anche lei così, c'è anche lui. Forgive the bluntness of the notion. Hollow Knight. But how would you like to become one of Ranni's vassals? Only in order to get what we want, of course. The location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Can you become Ranni's vassal to advance our agenda? Okay, ripete la stessa cosa. While in her service, you'll be able to take a poke around on the sly. Beh, direi di farlo. Torniamo indietro. Vediamo se possiamo parlare con Ranni di nuovo. Va bene. But I know you've got what it takes. D'accordo. Poi andiamo a letto, però sono l'una. Va bene, non si resiste. Beh, tu hai resistito. Non stai scherzando? Ecco. Ci sono dei momenti in cui mi sono costretto a resistere, ma non era questo. Più su. Eh no, voglio diventare il tuo leccapiedi. Ne hai ben 4. No. Voglio servirti. Oh, is that so? Sì. Thou wouldst render me aid. Is that thy proposal? Affording thyself opportunity. Infatti stavo per dire, ma che cogliona. Very well. There's nothing wrong with a well-laid scheme. Cosa? What's more, if my past and past wounds beckon to thee, I am curious enough to see what thy destiny portends. I'll allow it. Enter my service, and good hunting to thee. Praticamente mi ha detto, so che vuoi incularmi, provaci. Esatto, esatto. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior. Lo ricordo. By the name of Blythe. I would have thee join him. Però è il suo servitore. Hidden treasure of Nokron. The eternal city. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find E.G., certo, mi ha mandato lui. My war counselor, and Seluvis, preceptor in the sorcerous arts. Also, quindi non è una sorella. Eh no. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Tra l'altro Seluvis è un maschio, a quanto ho capito, vero? Sì. Esatto. Quindi Renna e Ranni sono le, in teoria, uniche due sorelle. E Seluvis era qui. E Seluvis era il... E perché allora si chiamano tre sorelle? Erano davvero solo le tre torri? Eh sì, erano le torri sorelle. Io, guarda, io mi sono martoriato l'intera Blindrana a riguardo. Diciamo che possiamo semplificare dicendo che le tre sorelle sono le torri. E infatti le tre sorelle sono le tre torri. Esatto. E... Però quindi a Seluvis piaceva toccarsi le tette? Beh, si voleva mettere in un corpo da donna. Oh Dio, guarda, apprezzerei molto il personaggio di Seluvis, mettiamola così, va? Il fantoccio di Seluvis non toccare, era il suo corpo, probabilmente adorava mettersi in un corpo da donna. Non ci sei lontanissimo, secondo me. Vabbè, carino come colpo di scena, perché in realtà ti fanno pensare che sia una terza sorella, invece no. Esatto, esatto. Però io direi, carina come sorpresa, di non scendere le scale. Ci fermiamo, facciamo la prossima volta. Eh sì, esatto. Sì, sì. Quindi Seluvis ha, probabilmente allora con Sellen non c'entra un cazzo di niente, anche se ovviamente la radice quella è. E Seluvis è... No, no, ma la radice sicuramente ha un valore, no, magari vengono da... Però... Seluvis era il precettore, era anche un po' il guardiano di queste due sorelle in qualche modo, e quindi stava nella terza torre. Ed è un mago che aveva un fantoccio, quindi sì, confermo, i maghi, e non solo le divinità o i semidei, gli stregoni più che maghi, possono effettivamente trasmigrare di corpo. Oppure, boh, coesistere in entrambi i corpi. È difficile qui capire come funzioni il controllo di un fantoccio. No, è molto, esatto. Diciamo che ci servono altre informazioni. È una proiezione astrale quella che fai con il fantoccio? Ora, vedendo Seluvis lo capiremo probabilmente, o comunque ci faremo un'idea più chiara, ma la prossima volta, venerdì. Non so come è fatto Seluvis, ma no, vedendolo, esatto, mi farò un'idea. È giusto. Vedendolo mi farò un'idea, capirò. Eh sì, questa è stata la diretta del maniero e la prossima sarà la diretta di Ranni e dei suoi servitori, di cui ora fai parte. Già, 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 già. E poi, tra l'altro, si aggiunge un'altra riflessione importante. Che purtroppo devo fare, ragazzi, contro la mia stessa speculazio, e prima di lasciarvi ho bisogno di cementificare questo pensiero orrorifico, ma tant'è. In verità, essendo che si parla di una sola principessa, si è sempre parlato di una sola principessa, in teoria, per quanto queste anime si assomiglino molto, perché guarda, sono identiche, sì, no? Ranni potrebbe essere l'unica figlia di Rennala e Radagon. E Renna, che ha un nome simile, e Martin, quindi potrebbe semplicemente fregarci in questo caso, perché sai, da una parte ci insegna che i nomi simili sono imparentati, ma dall'altra potrebbe essere un caso. Renna potrebbe essere pari a Seluvis, e quindi Ranni potrebbe aver preso il corpo di una sua servitrice, di una... Di questo dovremo parlare, è una promessa. Non ci vorrà neanche molto, ma sei sulla strada giusta. Sei sulla strada giusta. Nessuno ha mai parlato della principessa. Diversa da quella introduttiva. Eh sì, esatto. Nessuno ha mai parlato della principessa Renna, no? Mai nessuno, mai. Quindi devo un attimo prendere in considerazione anche questo. Sì. Questo è da prendere in considerazione, assolutamente. Renna e Ranni potrebbero essere semplicemente legate in un rapporto di sovrano e servitore. La figlia protetta dalle altre due torri, che sono Renna e Seluvis. Che strano. Che strana sta storia dei corpi, delle trasmigrazioni. Oh sì, sì. Non me l'aspettavo assolutamente, mi ha colto alla sprovvista. In uno spettro molto lontano da quello del Golden Order, Leyndell e compagnia bella. Qui stiamo vedendo anche i lati oscuri della magia. Vedrai che la cosa si approfondirà e andremo verso qualche risposta e qualche decisione. Già. Maestro. Bellissima serata. Bellissima serata, piena di gameplay, piena di lore, e con questo momento che mi ha spiazzato. Corpi finti, fantocci. Renna, che potrebbe a questo punto non essere... Che stronzi comunque chiamarci le tre sorelle. Potrebbe non essere sorella. No, diciamo che ci sono tante cattiverie antispeculo in questa parte, sì. Ci sono, ci sono. Sono proprio cattivi. Antipatici. Vedrai. Ne arriveremo a capo. Ne arriveremo a capo. Oh yeah! Maestro? Grazie mille, splendida live, splendida diretta, splendida serata, sono d'accordo. Vogliamo raidare qualcuno? Vai, choose your destiny. Potremmo fare il raido a... Stavo dicendo a Sabaku, ma no. È successo anche a me. Che è online. Esatto, è successo anche a me di provare a raidarti mentre eravamo in corso. Ecco, perfetto, potremmo fare il raido a... Player Inside, tanto che non li radiamo? È vero, dai, let's go. Che ne dici? Dai, dai, va bene. No. Buonanotte, allora, maestro. A presto, buon riposo e alla prossima. Ciao. Aspettate che vi recupero. Eccovi qua. Ragazzi, che enigma. Tre sorelle che quindi non sono sorelle. I fantocci che non sono le marionette che abbiamo visto all'inizio, ma dei manichini di carne. Renna, che potrebbe come non potrebbe essere la sorella di Ranni. Seluvis, che non lo è affatto perché non è neanche una donna ma un uomo, e quindi le sorelle sono le torri e basta. Trasmigrare da un corpo all'altro, inserirsi all'interno di manichini. What? Strana questa storia, ma arriveremo in fondo alla questione, e poi i mod mi diranno se potrò leggere le vostre speculazio mentre non vi leggevo. Mi raccomando, proprio per permettermi di fare questa cosa nei vari episodi che verranno, non spoilerate troppo. Non spoilerate troppo, perché questa è la chat del non blind. Non mi negate la possibilità di godere delle speculazio dei blind come me, per favore. Mi raccomando, mi raccomando. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Ora, non leggerci, ecco. Quindi avete fatto i birbanti stasera. Non fate i birbanti. Non fate i birbanti. Lasciatemi la possibilità di leggervi. Avete fatto i birbanti stasera. Non fate i birbanti allora. Mi raccomando. perché se no non, mi manca un pezzo, altrimenti. Non solo stasera, sempre. Mi raccomando, abbiamo allentato la presa, ma non fate i birbantelli. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani con Little Pallemax e Superliminale alle 17 con Chiara. Player Inside TV. Avete fatto i mani goldi. Buonanotte ragazzi. Ciao.